Sono qui oggi presente con, sono Roberta Rio, questo è il libro Sesso, Sacro, Via del Corpo, ma siamo in doppio pacco questa sera, doppia confezione, sono qui con Francesca Alessandrini. Ingegnere, insegna docente universitario all'Università di Udine per ingegneria, fondazioni in particolare. Da più di 20 anni, 20-25 anni, si occupa di energie sottili e di conoscenza, della vera conoscenza, con un percorso assolutamente affascinante che ha spaziato in vari ambiti. Partendo appunto da esperienze di sciamanesimo inizialmente, passando poi per la bionica, l'anestesia e altro, dove appunto si è interessato di energie sottili, per poi arrivare ad una particolare esperienza, di cui probabilmente parleremo nei dettagli, che ci ha portato anche a produrre una grossa quantità di volumi. Intorno ai 15 libri che abbiamo prodotto negli ultimi 10 anni. Sì, siamo amici. Io invece sono assieme a Roberta Rio. A parte la persona che vedete, una bella ragazza, forse gli uomini la notano subito, Non è, forse io. ma Roberta è molto di più. Diciamo che il fatto che abbia un corpo, un bel corpo, non vuol dire che ci sono. Però in qualche modo vuol dire che usa il corpo in modo perfetto. Lo usa molto dal punto di vista del movimento, che è una ballerina, ma lo usa anche nella sua parte, così diciamo, un po' più mentale, perché la mente è una parte del corpo, come forse vi viene di intuire, e lo usa, diciamo, inizialmente dal punto di vista dello studio storico. Laureata in storia e continua ad essere un'appassionata di storia, e le cose si ripercuotono anche ad esempio in questo libro qui, c'è una parte storica sociale. Ma contemporaneamente, oltre all'uso della mente, ci ha dato dentro con l'uso del corpo. Hanno le parole. Niente, andiamo avanti. Roberta, diciamo che parte da questa base, poi quello che si è costruito via via nel tempo avrete modo così di sentirlo dalle sue parti. Ci conosciamo da 16 anni, ma sicuramente da molto prima. E da 10 abbiamo iniziato a lavorare con estrema costanza, nonostante le distanze, perché abito in Austria e Francesco abita a Udine, lavorare periodicamente una volta, 2 volte a settimana per approfondire dei temi che poi noi diamo avanti, distribuiamo con i nostri seminari, conferenze e libri. E questo è stato chiamato, una parte di questo lavoro insieme è la via del corpo. Come vedete nel titolo abbiamo Sesso Sacro, la via del corpo, quindi abbiamo due argomenti, buonasera, intersecati, uniti, ma vi spieghiamo passo passo entrambi questi due aspetti. Partiamo quindi dal, se sei d'accordo, Ma certo. dal Sesso Sacro, quindi dal libro in sé. Poi ci occuperemo della via del corpo, cos'è la via del corpo che noi proponiamo. È strutturata così questa sera, ci sarà poi anche spazio per le domande. Non ho un orologio, leggerò dal vostro non verbale quando siete stufi. Nella parte iniziale ho piacere di portarvi sulle vie che ho percorso per scrivere questo libro, appunto il Sesso Sacro, una ricerca etimologica, sono laureata in storia e poi ho un dottorato in paleografia, cristiana e diplomatica, sono una maniaca dell'etimologia perché le parole hanno una loro forza, sono già parte della creazione e quindi mi interessava, usiamo tanto questa parola sesso, ma cosa vuol dire? E così vi spiegherò. Cosa vuol dire sacro? Quindi vi porto poi sulla parte storica, su come è stato
su come è stato usato il sesso in epoche remote, perché quelle più recenti non sono per me dei fini di questa trattazione, non sono per me interessanti, andiamo in quelle più antiche. E poi ci addentriamo nella via del corpo, cos'è e come l'abbiamo strutturata. Sei d'accordo? Perfetto. Ma guarda, per questo siamo amici. Se siete qui, è perché col sesso non avete ancora chiuso. Il capitolo non è ancora chiuso. E sicuramente avete questa sensazione, avete sicuramente avuto questa sensazione di voglia e di voglia fisica, di sessualità, appunto, di un rapporto sessuale. Una volta concluso e raggiunto l'orgasmo, questo senso di vuoto dove senti e intuisci che c'è di più. Quanti hanno avuto questa sensazione? Ecco, questa è quella che mi ha spinta ad andare a cercare. Chi cerca trova, nel senso che poi la vita è anche così generosa che ti porta le esperienze proprio per, se hai dato, ti dà le esperienze per poter trovare anche delle risposte. Ho sempre intuito che la sessualità era una chiave verso la spiritualità, ma come arrivarci? Che cosa significa veramente questa frase? L'ho capito solo strada facendo. Quindi da un lato abbiamo, mi pareva ovvio che facevo, da un lato abbiamo delle tradizioni antiche che ci dicono che la sessualità è una via verso l'immortalità. Certamente l'Oriente ci apre una finestra su questa possibilità, ce lo dicono. Mentre da noi, parallelamente, noi abbiamo queste immagini che ci hanno geprägt, che ci hanno, faccio leggermente anche un po' di tedesco, visto che ci sono alcune parole in tedesco, che ci hanno profondamente condizionato. L'idea del corpo, della nudità come vergogna, la sessualità è bandita, la sessualità è accettata solo per la procreazione, la sessualità è peccato. Queste sono le immagini. Pensate che qui siamo, questo è un medioevo, no? Questo è l'uomo di Modena, un rilievo, la cacciata dal paradiso terrestre. Parallelamente, siamo quasi nello stesso periodo storico, viene costruito in India il Khajuraho, dove i corpi sono esposti, sono nudi, sono bellissimi, e dove ci sono delle scene esplicitamente sessuali. Quindi noi chiediamo all'Oriente, che in quella stessa fase viveva la sessualità e il corpo in un altro modo, di darci delle chiavi da poter utilizzare in Occidente. Lo chiediamo erroneamente, perché noi non possiamo appoggiarci su alcune informazioni che ci vengono da un luogo che ha avuto un'altra storia rispetto alla nostra. È importante che noi andiamo a riscoprire le nostre origini e facciamo il conto di 2000 anni di cristianesimo e anche di razionalismo cartesiano. Questa idea che io esisto perché ragiono ci condiziona ancora oggi. Qui siamo in Austria, dove vivo, la prostituzione è legale, vivevo, perché adesso mi sono spostata ancora più a nord, è la settima città in ordine di grandezza dell'Austria, è la seconda per numero di bordelli, quindi è molto, molto diffuso. Quando tu entri, arrivi sullo stradone per entrare in questa città, che dovrebbe essere culturale sotto altri aspetti, hai questa immagine, che è proprio già ti dice che orientamento ha questa città e su cosa punta. Sì. Però voi, appena avete visto questa immagine, avete avuto una reazione fisica. Quindi vi volevo dimostrare con questo semplice gesto che il nostro mentale viene attivato dal visivo. Noi abbiamo un impulso visivo che poi va a riflettersi su una reazione corporica. Noi reagiamo sorridendo, oppure aumenta un attimo la temperatura, poi succede qualcosa. Noi viviamo il momento come società qui sopra. Questo è il nostro problema. Al momento noi siamo qui, nella testa. Dico cose che sono sempre. Siamo qui, a questo livello. A questo livello abbiamo anche gli occhi, quindi gli impulsi sessuali molto spesso sono visivi o prettamente mentali. Quindi pensate solo al fenomeno della sessualità tramite internet. C'è un
tedesco che definisce internet il più grosso bordello esistente, perché effettivamente è da lì che si danno i pulsi, e la sessualità è stata strappata dal suo luogo naturale, dal corpo. Dal corpo, non è più un'esperienza corporea, sta diventando, o lo è, un'esperienza mentale, e quindi è snaturata, è stata strappata da quest'ambito. Noi vogliamo ritornare al corpo. È un'esigenza epocale questa, perché siamo in una fase, se siete qui e se gravitate attorno a questo meraviglioso spazio che ci ospita, grazie, siamo in una fase di evolutiva molto interessante, una fase evolutiva per la razza umana significativa, non è la prima che la razza umana, è la prima del genere, però non è la prima fase di selettiva alla quale viene sottoposta la razza umana. È il momento in cui ci viene chiesto di riscoprire antiche capacità che noi abbiamo come esseri umani sulla Terra. Sono capacità che abbiamo dimenticato, che però possiamo risvegliare. Sono anche antiche conoscenze che possiamo risvegliare e utilizzare adesso. Importantissimo è riprendere l'uso del corpo. Noi facciamo esperienza solo, noi possiamo evolvere solo facendo esperienza nel corpo. L'anima si incarna ed è solo nel momento in cui è incarnata ed è nel corpo che può evolvere. Sei d'accordo? Queste sono affermazioni belle e consistenti, come avrete sentito. Che dire che ci evolviamo esclusivamente nel corpo quasi quasi ci fa perdere fiducia nello spirito. Invece se voi siete tutti qui, qualcosa che vi porta oltre il corpo ce l'avete in testa e inconsciamente date anche una grandissima importanza a questo oltre che c'è. Invece Roberta vi sta dicendo, state attenti perché è solo nel corpo che si fa esperienza. Anzi, vi dice di più, state attenti perché solo l'anima può fare esperienza solo quando è nel corpo. Questa cosa qui vi fa vedere la vita corporea come una cosa completamente diversa. La nostra meta non è più lo spirito, ma la nostra meta è vivere bene questo corpo. È un'altra prospettiva rispetto a tutte le religioni. Notate solo questo aspetto. Ed è dal corpo che noi possiamo raggiungere lo spirito. Dal corpo possiamo raggiungere la dimensione spirituale, non senza il corpo. Spiritualis nell'Ecclesiaste significa incorporeo. Questa è una manipolazione successiva. Non è la via naturale che noi come esseri umani, come esseri incarnati, possiamo percorrere per raggiungere una dimensione spirituale, una dimensione che vada oltre il corpo, un oltre, che poi definiremo anche meglio adesso, non subito. Bene, entriamo adesso allora nel primo capitoletto qua della serata, che è l'etimologia. Che cos'è il sesso? Cos'è? Una vaga idea ce l'abbiamo. Abbiamo individuato quattro punti dove potremmo trovarci d'accordo. C'è scritto tanto, però non state a leggere, tanto vi dico tutto. È lo strumento dell'appropriazione, qui non ci piove. Cioè la natura ha pensato a questo trucchetto, o il creatore, pensato a questo bellissimo meccanismo, anche basato sul piacere, per portare avanti la specie. È lo strumento energetico più potente di cui siamo dotati noi esseri umani. Nel momento in cui noi ci apprestiamo ad avere un rapporto sessuale, siamo nel mentre, avete sicuramente memoria di come si energizza il corpo. C'è tantissima energia in circolazione, questa energia si accumula in questa regione, è la mia energia, l'energia del mio partner, della mia partner, l'energia dell'ambiente. E tutto il corpo, sì, fisico ed energetico, comincia a lavorare in un certo modo. Se siete a meno 15, non qui a Roma, ma da me forse sì, avete caldo comunque. Conoscete questa cosa? Ecco qui. Allora, energia più non posso.
ed è lo strumento del massimo piacere fisico, anche qui credo che non ci piova, cioè, no? Però vi diciamo anche di più. Questa, ci sono delle vie anche definite spirituali che escludono il piacere sessuale come possibilità di accesso ad una dimensione spirituale. Noi vi diciamo che l'assenza di sesso non è umana. Escludere la sessualità non è umana. Il corpo umano è strutturato, pensate solo al metabolismo, è strutturato per vivere la sessualità pienamente. Se voi lo escludete, vi scapperà la situazione di mano e lo vediamo. Pensate solamente alla Chiesa e all'obbligo, per esempio, rispettato o meno dei sacerdoti di non avere rapporti sessuali, questa cosa scappa di mano, con la mente loro predicano qualcosa e poi in altre situazioni agiscono in un altro modo, come ad esempio i casi di pedofilia o altre situazioni dove vedete c'è una divisione, una separazione tra quello che dicono, quello che vorrebbero anche rispettare, ma il corpo esplode. La strada non è questa, la strada è conoscere così bene il corpo, usarlo così bene, saperlo maneggiare, perché è il nostro più importante strumento, al punto tale che non restiamo incastrati nel corpo, ma attraverso il corpo accediamo ad una dimensione altra, ad un'altra dimensione. Sì, ed è lo strumento che ci permette di stare bene sulla terra, fin tanto che siamo incarnati. E questo, non trascuratelo, l'assenza di sesso ha portato in varie epoche a tutta una serie anche di disagi. Pensate solamente all'isteria all'epoca elisabettiana, no? Queste donne frustrate sessualmente che erano depresse, l'assenza di sesso porta alla depressione o ad estremi di altra natura. Stiamo parlando però di un livello materiale. Il sesso vissuto in questo modo, con queste caratteristiche, ci aiuta a stare bene nel corpo fin tanto che siamo incarnati. Non scontateci sopra, è una cosa buona questa, ma c'è di più. Sei impreparato adesso? Va bene, c'è di più. C'è di più, e allora, nel di più è l'etimologia che ci dà lo sprint finale. Mi sono chiesta, questo benedetto, questa parola, no? Sesso, ha una estrema affinità con la parola sei in molte lingue. In tedesco quasi non si sente la differenza, sex on sex, non si sente quasi la differenza. In altre lingue romane, anche un romanzo, si sente la stessa cosa. Allora sono andata a vedere, in ogni parola, se noi vogliamo andare a vedere l'etimologia, per esempio prendiamo sesso e italiano, dobbiamo andare al latino, che è la lingua più, la lingua diretta da cui scende l'italiano. Discende italiano, e allora troviamo la parola sexus, che è il corrispondente latino. In sexus noi abbiamo una radice, questa è invariabile, questa si chiama radice, e questa è la desinenza che varia per il numero, per esempio, o il genere, dipende un po' da che tipo di vocabolo abbiamo. Il sex è già parola a sé stante e significa sei. Sesso, sei, non so, se già in tre non si può fare, figurati in sei. Cos'è? Allora sono arrivata a questa cosa che è anche messa nel libro Sesso Sacro, che è il 6 è il risultato di 3 per 2. Se lo diciamo in un altro modo, sono due triadi. Se noi rapportiamo questo pensando ad un atto sessuale a due, abbiamo due triadi che si incontrano. La triade nell'essere umano è composta dai nostri tre livelli, quindi dal corpo, dalla mente e dall'anima. Quindi due persone che sono unite in se stesse, devono essere unite, quindi devono essere già un intero, una triade che si uniscono, diventano un sé. Questo è il sesso. Tutto il resto è esercizio. Potete sostituirlo con un'ora di fitness, magari è noioso, però non ottieni quello che la parola dice. Cioè, il sesso è l'unione, l'unione di due persone complete, di due triadi. La parola, che adesso è così diventata quasi volgare, un po' da rigettare, è caricata molto dal nostro mentale, ci dice in realtà cos'è nella sua essenza, esattamente
così come deve essere etimologicamente. Le parole hanno una forza creatrice. Se noi recuperiamo questa conoscenza, quello che è, lo è già nella sua manifestazione verbale. Quindi da oggi l'ho usata in un altro modo la parola. Se vi piace la definizione. Il sesso è un meccanismo di funzionamento nella dualità, quindi che permette l'unione della materia, è un meccanismo. L'altra parola? Ah, se posso dire così, c'è la parola dualità, dualità significa due, ma direi che lo potremmo anche considerare come una definizione alternativa della vita nella materia. La vita della materia è caratterizzata da un movimento, da uno spostamento. Se le cose non si muovessero, noi non vivremmo, effettivamente. Ebbene, questa possibilità di movimento è data dal fatto che c'è una dualità, cioè ci sono cose diverse. Ad esempio c'è un caldo e un freddo. Se fosse una temperatura costante non ci sarebbe nessun movimento di calore fra una zona e l'altra. Il fatto che ci sia il caldo e il freddo permette a una particella qualsiasi di trasferirsi dalla parte calda alla parte fredda, quindi genera il movimento. Quindi grazie a tutto un insieme di dualità si può manifestare la vita nella materia. Una delle dualità più belle è maschio-femmina. Il fatto che ci siano queste cose diverse permette che ci sia un movimento tra i due e che si sviluppi la vita della materia. Naturalmente il senso è ampio, però guardate il fatto che siamo maschi e femmine come una possibilità perché si realizzi la vita nella materia. Continuiamo con l'etimologia per quanto riguarda il sacro. Questo è il riassunto di poco. Guardate che guardo se sono così. Anche il sacro è estremamente inflazionato. Sacro di qua, sacro di là. Adesso ho fatto un seminario al Monte Sacro e c'era la Fonte Sacra, ovviamente, il sacro. E quando dico sacro tutti guardano verso l'alto. Si sente anche l'odore di incenso subito, no? È qualcosa così. Allora anche qui mi sono interessata a cosa vuol dire veramente sacro. E di nuovo dobbiamo andare a guardare al latino. Il latino ci dice sacrum, sacra sacrum, significa la stessa cosa che in italiano, significa che dobbiamo andare ancora più indietro per capire qual è l'essenza della parola, così funziona con l'etimologia. Scopriremo quindi che in sacrum abbiamo una radice etrusca, che è sac. L'etrusco è una lingua, o meglio un sistema scrittorio, non ancora codificato, ma alcune cose degli etruschi sappiamo, perché i romani, voi mi insegnate, presero dagli etruschi l'informazione del cosiddetto sacer della terra. Il sacer della terra era ovunque venerato. Sapete anche appunto che si mettevano a sentire anche i soffi, tutto quello che usciva da sotto dalla terra era sacro, perché era un'informazione. Cos'era questa informazione? Il sacer della terra era un'energia primordiale che garantiva la vita, ma anche la portatrice di morte, quindi era un'energia fondamentale, fondamentale per la vita. Quindi il sacro, in origine, è tutto ciò che garantisce la vita. Non si guardava verso gli idoli o verso il cielo, eccetera. No, il sacro era nella materia. La vita era, e lo è ancora, il bene più prezioso. E questo era sacro. In questo periodo non ci sono i templi. Il sacro è il corpo, sacra la natura, sacra è la forma femminile che porta vita sulla terra. Questo è il sacro. Noi aggiungiamo poi, perché nei seminari, per esempio, tengo corsi di danza sacra, vuol dire che andiamo a prendere l'energia della terra per utilizzarla, per aggiungere un oltre. Quindi noi, esattamente come gli antichi facevano, erano in grado di captare l'energia della terra e utilizzarla, per esempio, per la preghiera. Cioè, era come una spinta, no? L'energia che sosteneva certe pratiche che andavano oltre la parte materiale. Questo noi lo sappiamo ancora fare, rientra nella struttura energetica dei nostri corpi.
Cosa siamo venuti a fare? Siccome il nostro scopo durante l'incarnazione è comprendere l'incarnazione stessa, cosa siamo venuti a fare, e elevare lo spirito. Cosa voglio dire? Elevare lo spirito si potrebbe aprire un'altra conferenza, però entrambe queste due cose passano per il corpo, come dicevamo. Quindi conoscere profondamente il corpo ci aiuta a conoscere profondamente lo spirito. L'espressione più significativa del corpo è l'energia sessuale. Quindi in qualche modo questa energia può essere uno strumento per, sulla via del risveglio, come ci piace definire in questi giorni, può essere un'energia che ci porta ci porta ad altre possibilità. Sì. Punto di domanda. L'energia del corpo ci può portare oltre il corpo solo perché riusciamo a fare l'esperienza nel corpo. Noi quando arriviamo, diciamo, nel creato, immaginate delle animette che il creatore butta dentro a questo calderone del creato. Queste animette all'inizio sono una istruzione pura, sono qualcosa in potenza, qualcosa che non sa bene cos'è, lo sa come informazione, è come un software. Sapete quando avete i programmi sul vostro computer? Se il computer è spento, dentro c'è questo software, ma è lì e non fa niente. Però dentro ha tutte le potenzialità, perché se venisse fatto girare, darebbe dei risultati. All'inizio siamo così. Grazie al fatto che ci incarniamo, questa animetta scende in corpo e quando scende in corpo è come se si accendesse il computer e il programma può cominciare a girare, può cominciare a dare dei dati e si può vedere se questi dati sono buoni o cattivi, se vanno buttati via o se vengono conservati. Questa è l'esperienza del corpo. Una volta che però si sono fatte tutte le esperienze possibili e l'anima ha riconosciuto quali sono i programmi buoni di quel computer, qual è il software adeguato, può dire basta, ho fatto abbastanza, me ne posso tornare da dove sono venuto. Questo è il percorso, diciamo, circolare dell'anima che ci riporta. Quando siamo nel corpo, andare verso lo spirito significa fare l'esperienza che poi ci permette a un certo punto di chiudere questa esperienza, di completarla. Sono temi belli, consistenti questi, ma comunque l'idea semplificata è più o meno. In che modo la sessualità può aiutarci in questo percorso? Lo sentiamo molte volte, no? La sessualità è la chiave per la spiritualità e tralala. Ma come? Perché la sessualità, attraverso un atto sessuale, noi usciamo dall'illusione che siamo separati. Se io sono un essere unito e incontro un'altra triade davanti, un altro essere unito, io attraverso quell'atto sessuale riesco a unirmi ad un altro essere umano. E esco in quel momento dall'illusione della dualità. Questo ti fa fare un passaggio evolutivo. Entri proprio in una dimensione, in un altro modo di vivere la sessualità. Una sessualità non solo per farci stare bene nel corpo e sulla terra, ma stai facendo un passo nella tua evoluzione. E quando tu percepisci questa prima unione con un altro essere umano, sei in grado di riconoscere unioni ad altri livelli, che possono essere anche appunto di tipo spirituale. Finita la parte etimologica, vi accompagno adesso nella parte storica. Io rimango una storica, amo la storia, ma la vera storia dell'umanità. Chi ha già letto il libro, non so, è indifferente, assieme a Francesco abbiamo elaborato un metodo che si chiama metodo storico intuitivo. Che ho presentato a Glasgow all'università nel 2011 con un grosso scompiglio. Da storica, e io sono una storica classica, significa che
Con il Piligree ottengo la possibilità di presentarmi ai congressi internazionali delle cose, ma poi questi si accorgono che io parlo un'altra lingua e non mi riferisco al tedesco. Ci siamo accorti che la storia, così come ci viene raccontata, non è la vera storia dell'umanità. È una storia di potere, fondamentalmente. Ci sono solo guerre di solito, no? Vedete, anche a noi serve come razza umana. Adesso siamo delle informazioni che ci aiutano a fare il passo che dobbiamo fare in questo momento. Quel tipo di storia, però, la ricavi, è una storia antichissima, siamo in epoca preistorica, non ci sono scritti. Devi poter accedere a quel livello, a quelle conoscenze, in una maniera intuitiva. Quindi devi usare altre capacità che noi abbiamo. Queste informazioni possono essere verificate e vedi che viene fuori tutta un'altra storia. Ovviamente questo è scomodo per coloro che non sono storici dediti, amanti della conoscenza, ma sono storici del potere e quindi l'obiettivo è tenere salda la cattedra, invece che fare un compito, svolgere il compito che è quello dello storico, cioè tramandare o ricostruire la storia della razza umana. La storia che a noi interessa è quella più remota, più antica. Adesso vi accompagno con alcune informazioni brevissime, vi giuro, perché so che è domenica per tutti è tardi. Proprio delle informazioni veloci sul sesso, come i nostri antenati vivevano il sesso. Adesso, partiamo da qui, ovviamente. Questa è la Venere di Willendorf. Siamo 25.000 anni prima di Cristo. Willendorf, già il nome lo dice, è stata ritrovata nei pressi di Vienna. È una classica, viene definita Dea Madre. Il Neumann è il primo che comincia a definire queste figure femminili dee madri, quindi c'è la concezione, l'idea che in quest'epoca i nostri antenati venerassero il corpo della donna perché portava la vita e avessero già riconosciuto una corrispondenza tra il corpo della donna e la natura, e le fasi della natura, i cicli della natura. Infatti abbiamo qui la Venere di Lucerne, siamo in Francia, adesso vi faccio fare un viaggio, stando sulle vostre sedili. La Venere di Lucerne, siamo nella Francia del Sud, davanti all'ingresso di questa grotta, Lucerne, appunto, è stata incisa questa Venere, e poi Demar con l'ocra rossa, colorata con l'ocra rossa. Qui abbiamo una donna che tiene in mano questo corno con 13 tacche, 13 come la lunazione, le lunazioni annuali, e contemporaneamente tiene una mano su un ventre abbastanza prominente che potrebbe essere gravido. Alcuni hanno supposto che all'epoca i nostri antenati conoscessero già la corrispondenza tra il ciclo mestruale e gli influssi lunari, la luna, il ciclo mestruale, avessero già intuito questa corrispondenza, o che comunque la gestazione fosse seguisse determinati ritmi tipo quelli lunari. Eh sì, anche questa qui non è che l'ha fatta 10 anni fa, è un po' vecchiotta, vero? Quanto? 25.000 prima di Cristo. Anche questa. Parliamo di un'epoca Sì. lontanissima in cui la nostra storiografia così considera che ci fossero solo dei trogloditi, degli esseri delle Sì. caverne. Poche cose lasciano pensare qualcosa di diverso. Siamo a Kartal-Yuk, interessantissimo Kartal-Yuk, siamo in Anatolia. Abbiamo qui una dea madre tra due aucazzi, tra due felini. E anche questa potrebbe essere una dea madre partoriente. Vedete sempre le stesse forme così? Questa è la signora di Pazzassi, qui è interessante, magari si iniziano a usare dei segni decorativi, qui appunto la spirale vicino al triangolo pubico. Questi segni verranno identificati successivamente, non questi, ma simili come script, come prime forme di scrittura, ma non è detto, bisognerebbe, non tutti i casi sono così. Abbiamo qui le dee serpente, sono 16 statuette, sono state ritrovate su un altare, siamo in Romania. La figura del serpente è anche molto simbolico e interessante, no? Questo serpente come trasformazione. È probabile che siano da attribuire al ciclo mestruale.
e ai riti che venivano fatti appunto in relazione al sangue mestruale. E qui abbiamo la Klumpaplatte, siamo in Finchgau, in Val Venosta, in Alto Adige. È un posto molto particolare, si chiama Klumpaplatte perché Klump è un verbo, significa quando qualcosa può essere anche un tronco, sbatte contro un ramo, sbatte contro un tronco, emette un suono. Questo Klumpan, questo suono è un suono sordo. Il suono sordo qui viene dato da questa piattaforma che si muove. Se tu stai sopra, questa platte, questa piattaforma oscilla e comincia a emettere un suono molto cupo. E qua davanti c'è una piccola grotta. Se tu entri puoi stare rannicchiato dentro e sentire anche tutto questo rumore che ti avvolge a 360 gradi. Questa zona è molto interessante. Non sono stati fatti ancora degli scavi sistematici. La mia supposizione è che questi fossero luoghi rituali dove le donne si incontravano nel momento delle mestruazioni per restituire il sangue alla terra. Si sa che queste pratiche erano utilizzate, le donne si riunivano, si allontanavano dalla comunità e stavano in luoghi a contatto con la natura in cui potevano lasciar fluire il sangue mestruale direttamente a terra, restituendo alla terra un'energia che loro avevano ricevuto. Queste sono pratiche antichissime e conosciute, che noi abbiamo dimenticato, che si potrebbero ripristinare in un'altra maniera, perché esiste una cuppetta che potrebbe raccogliere il sangue, questo sangue può essere poi utilizzato, non per fare pozioni magiche, per favore, ma per magari annaffiare le vostre piante e cose di questo genere. Non blocchiamo così un ciclo naturale, mentre abbiamo dimenticato, e ce lo insegnano questi antenati, abbiamo dimenticato che noi facciamo parte di un ciclo vitale. Non siamo solo sulla terra a rompere le scatole, cioè, e a distruggere. Noi riceviamo e dobbiamo dare. Così anche l'energia che ci viene dalla terra sotto varie forme, dobbiamo scambiarla. L'energia sessuale è un'energia che se non la definiamo sessuale, è un'energia vitale. È questo sacro della terra. Noi lo riceviamo dalla terra solo perché appoggiamo i piedi. È meglio con scarpe, senza i tacchi o a piedi nudi, perché così riceviamo automaticamente. Questa energia ci è data per stare bene in salute, è il corrispondente dell'energia che noi riceviamo dai cibi, è il corrispondente energetico. Noi abbiamo bisogno di cibo, ma anche di energia che ci faccia stare bene. Una componente non è solo quella cosmica, è soprattutto è anche quella terrestre che noi riceviamo automaticamente, ma che siccome abitiamo qua sopra, blocchiamo. Lei passerebbe normalmente nelle nostre gambe fino ad arrivare ai bacini, però la nostra società è caratterizzata da bacini vuoti di energia perché noi blocchiamo per posture, ma anche per pensieri. Se solo uso la parola sessuale c'è una contrazione da qualche parte, no? Oddio, oddio no, che stress, cos'è? Oppure viceversa, no? Perché noi con la mente deviamo il flusso delle cose. In questa fase antichissima, così antica, non ci sono cose scritte, noi abbiamo. Intuiamo un vivere equilibrato tra l'uomo, la donna ovviamente, non c'erano temi di gender e cose di questo genere, l'uomo, la donna e la natura. È un vivere equilibrato di circolo energetico. La sessualità era vissuta in maniera naturale, come appartenente al ciclo della vita, semplicemente. Ovviamente c'era un altro sistema di i figli erano di tutti, no? C'era un'altra cosa, no? Un altro sistema. Noi guardiamo al passato, non per riproporlo adesso, guardiamo per vedere gli elementi che ci potrebbero essere utili in questo momento o delle capacità che avevamo, di cui potremmo riappropriarci. È un po' imprevedibile che noi adesso con le mestruazioni andiamo nel parco a lasciare il sangue, non vedo possibile, no, così. Però possiamo riappropriarci di quella sensibilità di scambio con la terra e con gli altri esseri umani. Posso dire una parola qui sempre riferita a questo esempio legato al sangue mestruale? Il sangue mestruale, quando esce dalla donna, è un sangue che si sta, come dire, degenerando, che è una vita, diciamo, una possibilità di vita che si spegne. E qui, da un punto di vista della nostra vita fisica, della vita fisica della donna, è un qualcosa che sta degenerando, qualcosa di non
positivo per il corpo della donna. Il bello è che se lo restituiamo alla terra, la terra ha delle capacità di trasformazione, quindi riesce a rimettere in ciclo questa cosa che per la donna non va tanto bene, riesce a trasformarlo e a farlo diventare qualcosa che va bene o per un altro elemento naturale o alla fine di nuovo per l'essere umano. Grazie a un processo che potremmo dire di trasformazione o di trasmutazione, se qualcuno sa cosa significa questo termine. Quindi capite cosa vuol dire ciclo? Cioè noi siamo legati alla terra, perché la terra ci dà qualcosa dal punto di vista energetico, ci dà anche il mangiare, che ci permette di vivere, e noi poi restituiamo qualcosa alla terra, che sono i nostri rifiuti, ma che la terra utilizza per rimettere in circolazione. Il sangue mestruale bloccato, messo dentro a quei pannolini, quella cosa lì, diventa una cosa che la terra non è più in grado di utilizzare. Sono un grosso problema ecologico, i tampax o anche gli assorbenti, sono un grosso problema ecologico, nello stesso tempo i tampax in modo particolare vengono sbiancati, perché come vedete anche nelle pubblicità il sangue è sempre blu, non si fa mai vedere il sangue, deve essere tutto bianco, guai il sangue, mai illuminare, neanche vedere. Vengono sbiancati con dei materiali che sono dannosi per il corpo della donna, e questo con una frequenza di non so quante migliaia nell'arco della vita si possono verificare delle patologie, non è pensato per la salute. E oltre a questo il sangue è informazione, il sangue è vita. Il solo gesto di prendere e buttare un cestino dovrebbe farci rabbrividire, perché siamo noi. E anche un tema della percezione, del modo in cui io mi do valore al mio corpo, alle produzioni del mio corpo. È una fase questa antichissima, dove non ci sono templi. Cioè abbiamo dei centri olistici, dove venivano praticate determinate attività come appunto il cucinare, il cucire il cuoio, erano tutte attività sacre. Il Pantheon dell'epoca non prevede dei iracondi che puniscono, no? Sono proprio immagini armoniose. Non abbiamo nomi di artisti, abbiamo opere cumulative, abbiamo il gruppo, gli esseri umani. Questa situazione cambia improvvisamente. Voi conoscerete Maria Gimbutas, archeologa lituana che è morta nel 1973. A lei si deve l'aver iniziato un nuovo settore dell'archeologia che si chiama archeomitologia. Lei diceva che non possiamo comprendere i manufatti antichi se non andiamo a vedere cosa credevano queste persone, quali erano gli dèi, quali erano le usanze, e nasce questa archeomitologia. In Europa non fu ascoltata, ovviamente se ne andò in America, dove ha prese una cattedra all'Università di Los Angeles. Lei elaborò questa teoria, con la quale sono d'accordo solo per alcuni tratti. Secondo Gimbutas, intorno al 4400 a.C. comincia la prima ondata di un popolo chiamati Kurgan o Kurgans. Si tratta di una cultura, quindi sono popoli che condividono la stessa abitudine a seppellire in questo modo. I Kurgan sono tombe a tumulo, non sono tombe. prima novità in questo senso. Comunque, vi do intanto la teoria com'è. Questo popolo scende da qua. Siamo, cos'è qui? Nord-est, siamo verso la Siberia, cos'è qui? Ispirato un po' la Siberia. Sotto, vedete, per capire l'Anatolia, vedete qui davanti, qui sotto, qui c'è la Grecia come zona, qui c'è Germania, Polonia, eccetera. Ecco, da qui scendono questi popoli che sono bellicosi, hanno domesticato il cavallo, non escludete, non sottovalutate questa cosa, hanno una metallurgia molto elevata. Per conoscere, pensate, gli Etruschi,
vostri antenati erano degli incredibili metallurgi, loro lavoravano i metalli in maniera raffinatissima, gli ori, quindi ci dà il livello anche di conoscenza, di evoluzione, evoluzione non nel senso che intendiamo noi, di conoscenze tecniche, ecco. Questi qui, pensate, scendono in un territorio pacifico, no? E quindi sottomettono queste, uccidono gli uomini, come le solite storie, uccidono gli uomini, si prendono le donne e cominciano a riprodursi con queste donne, impongono le loro abitudini e quindi impongono anche il loro pantheon, sono dei bellicosi e avete immagini di eroi che devono liberare dalle tenebre l'umanità, cosa che non c'era prima. Bene, quindi l'Europa, questa zona, il bacino del Mediterraneo, la situazione cambia drasticamente. Secondo il metodo intuitivo, questa fase è da anticipare, dobbiamo anticiparla rispetto al 4400 a.C. e secondo il metodo intuitivo non è da attribuire questo a questo popolo definito i Kurgan. Sebbene sono interessanti queste strutture a tumulo che non sono tombe. Non, senza entrare nel dettaglio di questa teoria, però qui succede qualcosa che non è tutto negativo. È vero, questi sono bellicosi, questi sottomettono, eccetera, ma in questa fase abbiamo una crescita di conoscenze tecniche esponenziale, un'introduzione di conoscenze che devia l'evoluzione umana fino ad ora raggiunta. La devia in maniera irreversibile per quella volta, in maniera corposa. Vengono introdotte conoscenze ingegneristiche di altissimo livello. Ci sono informazioni mediche, molto, l'astronomia, tutte queste scienze che improvvisamente esplodono, è proprio un salto quantico. Contemporaneamente viene introdotta una cosa che è molto di più di quello che noi pensiamo, cioè la scrittura. La scrittura è una cosa raffinatissima. Non parliamo delle nostre scritture, i nostri sistemi di scrittura sono abbastanza, potremmo dire, elementari, perché ha un suono, ha un fonema, corrisponde a un segno grafico. All'epoca, le prime, pensiamo per esempio al sanscrito, loro agiscono sul mentale, cioè un sistema che va a. È un segno che attiva tutto un discorso. Quindi sono molto complesse, vengono introdotte in questa fase ed è un salto. Cosa succede alla sessualità? La sessualità, qua è interessante, la sessualità viene tolta dal fluire naturale, viene tolta da questa immagine che abbiamo molto bucolica, quasi virgiliana, no? Zac. Abbiamo la sensazione che si abbia la necessità di produrre energia sessuale. Vengono costruiti dei templi. Questo è Gobi Tepe, che ha creato moltissimo scompiglio tra i miei colleghi che scavano, che stanno sempre lì a scavare, tra gli archeologi, perché Gobi Tepe ci costringe a retrodatare tutta la storia o i reperti archeologici fino ad ora in nostro possesso e per questo non vanno avanti. Sarà, a parte che adesso è zona a rischio perché siamo in Anatolia al confine con la Siria, quindi adesso è un periodo dove non è opportuno neanche andare a visitare le rovine. Saranno 20 anni, hanno stimato, per tirare fuori questa che è una città-tempio, in un'epoca, il 12.000 a.C., dove l'immagine che hanno gli storici è che ci sono solo pastori che forse sanno accendere il fuoco, forse, no? Questa è l'immagine che hanno proiettato. Qui questi hanno costruito un tempio complessissimo, non è possibile. Boh, in templi come questi viene utilizzata l'energia sessuale, viene prodotta, concentrata e prodotta. Qui vengono addestrate delle donne, che vengono chiamate sacerdotesse, e che sono in grado di estrarre il sacer dalla terra e utilizzarlo per la preghiera, ma anche per la salute. Una cosa interessantissima che anche ci riguarda per questa fase storica, per questa fase dell'anno, guarda l'orologio che non ho, è la ierogamia. La ierogamia è il cosiddetto matrimonio sacro, è un rito agrario del Neolitico.
conosciamo da Eschilo anche questa ierogamia, cioè questa immagine di padre cielo che si unisce con la madre terra e tutto fiorisce, eccetera. L'ierogamia è un rituale sessuale che in questa fase viene codificato, cioè si stabilisce che un sacerdote e una sacerdotessa si uniscono sessualmente, ma è cambiato lo scopo. Prima c'erano unioni sessuali e rituali, in questo caso per l'agricoltura, per propiziare i raccolti per tutta la comunità. In questa fase la ierogamia serve a produrre energia sessuale per sostenere il sovrano o il dio, che delle volte è la stessa cosa, cioè qualcuno in carne ed ossa. Quindi è cambiata la prospettiva. Perché ho detto che ci riguarda? Perché la Pasqua nasce su un rituale di questo genere. Era talmente diffuso questo rituale ierogamico in occasione della prima luna piena di primavera, che è questa, che cade mercoledì, quindi sapete cosa fare mercoledì, che la Chiesa non è riuscita a sradicare questa usanza, ha dovuto metterci sopra qualcos'altro. E quindi dalla passione fisica dei corpi si è trasformata in passion Christi, nella sofferenza. Quindi è stato tenuto, ma modificato, l'informazione è modificata. Cosa succedeva? Questi nostri antenati facevano rituali sessuali sui campi appena seminati. Perché? Guardate a casa le vostre piante. Perché le piante reagiscono all'energia sessuale. Quando noi abbiamo un orgasmo, automaticamente, senza tecniche, l'energia sessuale, concentrata a questo livello, sale velocemente, esplode, no? E sale ed esce dalla testa, si distribuisce nell'ambiente. Questa è l'energia che le piante amano. Tenetele come sensore nelle vostre case, oppure guardate se il vostro compagno viene le piante, non so, qualcosa. Quindi i nostri antenati, in maniera intuitiva, sapevano che questa energia energizzavano i semi che avevano appena seminato per il raccolto a beneficio di tutti quanti. Ora, anche questo ritengo sia improbabile riproporlo qui, perché sì, però è importante sapere che avevano questo tipo di conoscenze. Ma in questa fase dove siamo entrati adesso, nella ierogamia, questi sono gli amanti di lume e vita che rappresentano la coppia sacra, è cambiato la Absicht, lo scopo. È cambiato, cioè l'intenzione è cambiata. Adesso siamo entrati nella sessualità, la sessualità al servizio del potere. Dicevo che se ce la fate ancora, ce la Sì. fate, che qua diventa abbastanza. Vengono addestrate delle donne. Le sacerdotesse, vedete già il termine, sacerdotesse, coloro che hanno in dote il sacer. Vengono addestrate per utilizzare l'energia sessuale che veniva utilizzata per vari motivi, anche a scopo terapeutico. È conosciuto il coito terapeutico, queste donne avevano conoscenza di eugenetica, quindi sapevano quali persone era meglio accoppiare per avere individui sani. La gente andava proprio da loro a chiedere questo tipo di informazione, a curarsi in caso di dolori, di sofferenza durante i rapporti sessuali. Oltre che semplicemente ad avere dei rapporti sessuali, loro svolgevano un ruolo sociale che non è paragonabile ai bordelli odierni, sebbene poi si sono evolute in questa direzione. Infatti, noi parliamo qui, purtroppo, dopo una certa epoca, queste donne non sono più sacerdotesse, ma diventano prostitute sacre, praticamente. Quindi viene proiettata un'altra mentalità. I miei colleghi storici definiscono questo fenomeno della sessualità nei templi come prostituzione templare, non avevano un altro vocabolo per definire, proiettano qualcosa di contemporaneo su una logica che non è quella contemporanea e quindi ci distolgono da una possibilità di conoscenza approfondita della cosa. Queste donne avevano conoscenze di vario genere, tra cui usavano anche dei ritmi
sapevano che con certi ritmi si potevano attivare determinate energie, condizionare i movimenti energetici del corpo. Erano danzatrici. Il binomio danzatrice-prostituta è ancora attuale, perché ho scritto un libro per l'Università di Vienna, per una conferenza dell'Università di Vienna, Ars Erotica, Ura Scienze Sessuali si chiamava. E quando l'ho presentato, e cito questo episodio anche nel Sesso Sacro, alla fine il druido superiore, uno dei professori lì presente, dice: è chiaro che lei ha queste idee della sessualità, sulla sessualità, perché lei è una danzatrice. Cosa vuoi dirmi? Scusi. Quindi c'è questo binomio che chi usa il corpo è inferiore, no? Che il corpo è energia bassa, Superiore alla testa. inferiore alla testa. Chi invece usa la testa è anche esule da tutta una serie di schiavitù del corpo e ha possibilità, maggiori possibilità. La danzatrice era una sacerdotessa, i danzatori erano sacerdoti perché sapevano intervenire anche intervenire nella creazione. Sapevano proprio cogliere energia. Noi lo facciamo automaticamente. I nostri corpi sono predisposti per cogliere energia della terra, energia cosmica, e a livello del cuore mescolarla e distribuirla. I danzatori, anche con i movimenti, con certi movimenti, riuscivano a muovere l'energia in un certo modo e a influire nella creazione. Quindi era una conoscenza che possiamo ora recuperare. Succede però, come ad esempio in questo caso, voi qui avete una Devadasi, qui, una Devadasi, la presentazione del tempio di Shao, di cui vi dicevo prima, una danzatrice sacra o prostituta sacra, e qua vicino poi le Devadasi, siamo nell'epoca in cui si potevano fare le foto, in cui sono già arrivati gli inglesi e, sconvolti di vedere delle donne nude nei templi, non potevano, loro che venivano dall'epoca elisabettiana, dove le donne erano coperte fino alla caviglia, dove si coprivano anche le caviglie dei tavoli con qualcosa, perché era già scandaloso vedere le caviglie dei tavoli, e dove le donne soffrivano di isteria, chiaramente lì. Arrivano e dicono: queste sono prostitute, e quindi bandiscono e diventa una questa conoscenza viene messa fuori legge. Ci siete ancora? Vado avanti, ma non ho ben chiaro dove, adesso guardo. Ecco, volevo dire come il passato continua a vivere nel nostro presente, anche questo tipo di informazioni sono ancora qua. In epoca medievale i mulini divennero luoghi di prostituzione. In un'epoca in cui nel Medioevo, dove alle donne era proibito tutto, era permesso solo lavorare nei mulini. I mulini erano appartati e diventano appunto luoghi di prostituzione per più motivi che poi vi spiego, però intanto vi faccio notare di nuovo un mulino storico, vi faccio notare come nel quartiere Pigalle, che non c'è un filo di vento, c'è un mulino. Ce lo spiegate? Allora, mentre in Italia insistiamo col mulino bianco, altrove hanno pensato di conservare questa informazione. Quindi vedete come il passato vive, noi dobbiamo solo essere in grado di leggere le informazioni. L'informazione del mulino non è da sottovalutare, perché il mulino è il cereale che dà la vita. In greco è sperma il cereale, quindi il seme è sperma come alimento, ma anche come alimento che trasforma la vita, era la stessa parola. Ci sono anche elementi che troviamo nei luoghi dei cosiddetti templi di prostituzione antichissimi. Troviamo l'acqua corrente, nel mulino c'è l'acqua corrente. Cos'altro? Inoltre, questi, torniamo indietro, non al mulino, ma ancora indietro, i templi che poi vennero definiti di prostituzione erano spesso vicino ai templi di Asclepio o Esculapio. Quindi la medicina è legata alla sessualità. Asclepio ha come simbolo, perché poi mi piace tantissimo quei simboli, insomma,
le prostitute sacre, queste sacerdotesse, avevano spesso un serpente attorcigliato. Qui vedete, ci sono alcune donne che vanno in giro ancora oggi, quindi dico, cara, tu sai cosa vuol dire? Giusto perché, sì, perché la cameriera lo vede, ma qui, tu sai questo simbolo, giusto? È già una dichiarazione di categoria professionale, un serpente. E Asclepio o Esculapio, anche lì abbiamo il simbolo del, sapete, il bastone che ancora oggi con il serpente che si avvolge. Quindi l'idea che per guarire dobbiamo trasformarci, dobbiamo toglierci la pelle vecchia. E quindi abbiamo questa qualità sia nella sessualità sia nella guarigione. Che forse intuiamo che sessualità è anche una via di guarigione. Che dici? L'intuizione è difficile ai tempi nostri, perché le cose sembrano assolutamente non correlate. Però basta la definizione prima che ha dato Roberta, che l'isteria era dovuta alla mancanza di sessualità o al fatto che il sesso veniva così nascosto e così riservato. Il fatto che attualmente i medici riconoscano che la depressione spesso è correlata all'assenza di una vita sessuale, beh, questo ce la può dire lunga, no? Sul sesso e guarigione. Escludiamo che sia possibile ricostruire templi di prostituzione sacra. Escludiamo, sebbene abbiamo ingegneri che potrebbero fare questo. Potrebbero incluire, ma pare che non sia possibile. Però ci aiuta a sapere questo. Ma soprattutto, cosa ce ne facciamo di queste informazioni? Cosa ce ne facciamo di quest'ora che abbiamo passato? Dobbiamo andare a casa adesso, esercitarci? E allora vogliamo darvi un po' di informazioni. Finalmente arriviamo all'argomento della sera. Dobbiamo partire da qua, dici? La via del corpo si chiama. Noi abbiamo elaborato questa cosa 10 anni, no, nel 2000 ci avvicinammo alle pratiche tantriche taoiste perché c'era separatamente, giusto che non si capisca, fissi fiasti, separatamente. Abbiamo praticato perché entrambi separatamente abbiamo pensato che la sessualità conducesse alla spiritualità. Allora ci siamo, come avete fatto anche voi, così, no? Metti in Google, ti viene pure Tantra, prima cosa. Becchi un corso subito per cercare di capire qualcosa. Vabbè, da italiano. Abbiamo capito che non ci portava avanti questa cosa, che in qualche modo restavamo invischiati nel corpo, senza riuscire ad andare oltre. E così sono passati altri anni, dopo questi anni ne sono passati altri 10 esperienze insieme e abbiamo elaborato la via del corpo, che è una. Abbiamo qui anche un articolo che abbiamo recentemente pubblicato, in questo senso che purtroppo il grosso delle copie l'abbiamo lasciato a casa, però potete prendere queste. Lo trovate su internet. Trovate su internet. Voyaging Destiny è il nostro sito dove abbiamo tutta questa. Abbiamo le informazioni, gli articoli, i libri, un po' di queste informazioni che stiamo dando e non solo. Abbiamo capito appunto che il tantra in Occidente non può funzionare come altre cose che importiamo dall'Oriente, le metti qua come se fossero delle patate e speri poi di. No, non può funzionare. Perché non può funzionare se ci riferiamo al tantra? Il tantra nasce in una zona geografica che ha una storia diversa dalla nostra e le persone del luogo avevano un approccio che noi ancora non abbiamo. Loro avevano delle conoscenze, per esempio, dei corpi invisibili dell'essere umano che noi appena dobbiamo recuperare. Avevano un approccio intuitivo alla conoscenza anche e anche all'uso del corpo. Quindi partono da tutto un altro punto di partenza. Mentre noi entriamo in un corso di tantra e ci sbattono subito lì il tema sessuale. Il tantra è un approccio alla vita, non sono pratiche sessuali e basta, è un approccio all'esistenza che coinvolge tutti gli ambiti. Quindi le pratiche sessuali sono una minima parte, ci sono gli yantra, che sono questi i simboli, e
che aiutano la concentrazione, la meditazione. Ci sono i mudra, sapete, questi movimenti, con movimenti che attivano dei circuiti energetici che non sono, non sono tutti uguali a quelli che noi abbiamo. I nostri circuiti energetici, solo perché abbiamo un corpo simile agli orientali, non vuol dire che siano gli stessi. Dire quindi che non funzionano, non tutti almeno. Tecniche di meditazione, eccetera. È nata così la via del corpo. Cos'è questa benedetta via del corpo? No. Via del corpo, si capisce un po' la parola, è una strada, no? Un percorso che noi possiamo fare attraverso il corpo. Se avete l'idea del tantra in testa, ecco, pensate a un tantra spostato, costruito qui da noi in Occidente. Costruito però adesso per persone come noi che la pensano nel modo in cui pensiamo noi, quindi in questo momento storico, con la conformazione mentale e fisica che abbiamo noi in questo momento. Cosa fa questa linea del corpo? Abbiamo un metodo. Abbiamo capito che è importante dare da mangiare alla mente, se no non ci lascia in pace per sperimentare. La testa ha bisogno di informazioni periodiche, logiche, semplici. E così si calma e permette al corpo di fare esperienza. Diversamente sempre agitata, no? Questo è un'altra cosa. La mente si oppone al cambiamento. E quindi vuole stare nelle cose sicure e sarà sempre il nostro peggior nemico, soprattutto in una fase, in un percorso del genere che porta a cambiare. Cosa importante è anche definire l'obiettivo. In nessun corso di Tantra mi è stato detto il nostro obiettivo è... No, questo non l'ho avuto. Definire l'obiettivo è fondamentale perché così sappiamo dove stiamo andando. Qual è l'obiettivo qui? È entrare nella dinamica dell'amore attraverso il corpo. Per noi l'amore è una dinamica che porta all'unione. Quindi attraverso questa via noi vogliamo entrare in unione con un altro essere umano. Noterete subito come, essendo noi molto mentali anche, dobbiamo andare ad agire sui pensieri. Sarà un pensiero diverso a permetterci di fare sesso in modo diverso. E adesso usiamo la parola sesso con la nobiltà della derivazione etimologica che abbiamo visto. Abbiamo bisogno di pensieri nuovi che ci permettono di approcciarci in maniera diversa all'esperienza sessuale. Uno di questi è questo. Ci dicono che siamo mezzi. Non siamo interi, dobbiamo cercare l'altra metà della mela. E questi siamo sempre così infelici perché alla fine dove sei? Non sono completa, non sono completo, dove sei? La novità, oggi, 20 marzo, noi siamo una mela completa e non siamo neanche in alto adige, non è una mela alto tesina, è una mela universale. Noi siamo completi di corpo, mente e anima. Questa è la nostra possibilità. Non è un dato di fatto, è il primo passo che dobbiamo fare, dobbiamo riunirci in noi stessi. E nel momento in cui noi ci riuniamo in noi stessi, possiamo incontrare un'altra mela unita in se stessa. E l'esperienza sessuale sarà un'esperienza di unione, se lo vogliamo. Il secondo pensiero è questo che vi ho appena detto. L'unione si ottiene solo se le due mele sono già intere, non se sono due mezze che si cercano. Non è lì, due intere. Cosa significa però essere uniti in se stessi? La volevi fare lunga, stasera, mi sa. Però non so se si capisce. No, 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 Tenete. no, scherziamo. Sai che io sono sempre un giocatore. Allora, importante questa cosa. Essere uniti in se stessi. Non è che mica che abbiamo l'idea così chiara. Però prima ne avevamo messo tre paroline assieme, la triade famosa. Ricordate? C'era corpo, mente e anima. Siete sicuri di avere la vostra mente unita al vostro corpo?
o viceversa, il vostro corpo unito alla vostra mente. Siamo in un periodo storico, in cui la mente la fa proprio da padrone. Per cui non ci permette di collegarci tanto bene al nostro corpo, ovvero fa fare qualcosa il corpo, anzi fa fare tantissimo il corpo, ma non lascia che il corpo agisca con il suo modo di fare, che è diverso di quello della mente. Poi c'è un altro aspetto ancora più difficile, vedete, mente e anima. La mente è messa lì in mezzo quasi per un significato molto profondo. La mente è una sorta di muro che noi abbiamo dentro di noi, che ci permette di vivere qui sulla Terra, ci dà dei metodi, ci dà un certo tipo di conoscenza che ci permette di vivere in un certo modo nella materia. E nel fare questo, però, ci obbliga a rimanere dalla parte della materia, non ci fa vedere cosa c'è dietro, che qual è la parte nostra, l'anima, che c'è dietro alla nostra mente. Però quando parliamo di unione, bisogna far sì che quella mente continui a esserci, ma sia un muro che si sgretola in certi momenti e ci permette di guardare cosa c'è dietro e di parlare con la nostra anima. E noi siamo uniti in noi stessi quando queste tre parti si parlano. E non è da poco, perché c'è un trucchetto. Abbiamo detto forse prima che quando noi arriviamo sulla Terra l'anima sceglie il corpo in cui andare. Quindi l'anima ha una finalità quando si incarna, quando vuole incarnarsi. E questa finalità è lo scopo dell'anima. Se dall'altra parte si trova un corpo e una mente che non riescono ad ascoltare cosa l'anima vuol far fare a quel corpo, la vita di quel corpo-mente rimane separata dalla vita dell'anima. Quella vita lì rischia di diventare una vita inutile per l'obiettivo dell'anima. E allora capite a questo punto quant'è importante questo discorso dell'unione, di capire, sentire tramite il nostro corpo, che io chiamo corpo personalità, chiamo tanto corpo personalità, quant'è importante che questo corpo personalità riesca ad ascoltare la sua parte che c'è dietro, l'anima. Tenete ben presente che l'anima è la nostra parte che continua oltre il tempo dell'incarnazione, mentre corpo e mente sono delle cose che una volta che noi moriamo spariscono e non ci sono più. Vai. Aspetta che vado dove? Siete stanchi? No, sono quelli adesso di due. I nostri pensieri condizionano in maniera determinante il nostro corpo, condizionano in maniera determinante la nostra vita. È importante per noi, e questo lo ribadiamo anche nei seminari, dove c'è sempre questo punto. È importante comprendere come si forma il pensiero, proprio perché nel momento in cui arriva un pensiero, che sia cosciente o non cosciente, porta sempre una conseguenza a livello del corpo fisico o energetico, sempre. Un pensiero si forma sempre per un impulso sensoriale, visivo, attivo. Voi sapete, sentite un odore, avete subito una reazione fisica, che può essere il cui processo intermedio, quindi prendere coscienza di cosa ho pensato e cosa succede nel mio corpo, può essere anche non cosciente, ma la manifestazione sia nel fisico. E questo ci serve per comprendere anche il tipo di rapporti sessuali che andiamo a fare, qual è il pensiero che sta dietro. Però prima vi spieghiamo come funziona il pensiero. Oddio! Oddio, questa è una cosa difficilissima! Ci vorrebbero delle ore. No, se mi interessa, se no andiamo avanti. Ma vi do solo un'idea molto così volante. Noi non siamo solo corpo fisico, no? Abbiamo altre parti. C'è una parte che chiamiamo corpo energetico, che è quella che dà l'energia al corpo per
fisico. C'è una parte che noi abbiamo chiamato corpo emotivo, che è una specie di grande memoria, in cui ci sono registrate tutte le cose che ci succedono, ma soprattutto sono registrate con l'emozione con cui abbiamo vissuto quelle cose. E più emozione abbiamo vissuto, più quelle cose si registrano in modo fisso. Poi abbiamo un altro corpo che si chiama corpo mentale. Il corpo mentale è il corpo che fa il pensiero. Molto brevemente, come funziona questo corpo mentale? Il corpo mentale è una cosa molto variabile, non è che se ne sta ferma dentro di noi, ma è una cosa che va fuori da tutte le parti. La sua caratteristica principale è quella di richiamare degli schemi. Richiamando questi schemi, poi li riempie con della materia emotiva, cioè con le nostre memorie. E queste nostre memorie sono costrette a riorganizzarsi in funzione dello schema richiamato. A noi spesso piace fare un esempio per semplificare il discorso, perché non credo sia così chiaro. Facciamo il discorso della tortiera e dell'impasto per torta. Cameo, qua. La pubblicità alla ditta. No. Ah, che poi in origine è austriaca, Dr. Uck. Sì, da cameo. Qua in Italia si chiama cameo. Comunque, tenete l'impasto con la sinistra, tenete l'impasto della cameo. È un impasto fluido, un magma informe, che però, rovesciato nella tortiera della forma desiderata, il cuore, non so, la macchinina, ecco, prenderà una volta cotto quella forma. Così è il pensiero. Il pensiero richiama delle forme, richiama delle tortiere, le buttiamo dentro il cameo, che sono le particelle di memoria del corpo emotivo. Da questo impasto viene fuori un nuovo pensiero, che poi ritorna a memorizzarsi, ad esempio, nel nostro corpo emotivo. In certi casi va anche direttamente dentro nei circuiti cerebrali, in cui può diventare pensiero cosciente, che è una fase successiva alla vera formazione del pensiero. Vedete, parliamo sempre di pensieri incoscienti, dell'inconscio, questo qualcosa che lavora dietro di noi in modo forsennato, ci fa fare le cose più strane, però noi non sappiamo neanche di cosa stiamo parlando. Vedi anche la domanda classica, cosa pensi? E subito nel panico, niente. In realtà c'è un lavorio continuo e magari hai anche delle reazioni fisiche che tradiscono la tua risposta, perché stai pensando a qualcosa ma non è cosciente. Hai un pensiero e quel pensiero sta già agendo sul tuo corpo in maniera manifesta. Dici, cosa pensi? Niente, però stai facendo così con le mani. Voi capite che qualcosa passa lì? Il corpo non tradisce, il corpo dice sempre la verità. Il corpo non mente. Ci sono dei circuiti mentali che dobbiamo attraversare perché il pensiero diventi cosciente. Mentre ci sono dei circuiti più semplificati, in cui c'è l'accesso diretto dal pensiero, chiamiamolo inconscio, direttamente al corpo fisico. La mente non sa cosa stiamo facendo, la mente intesa come mente razionale, come coscienza di ciò che stiamo pensando. Quando noi siamo in procinto di avere un rapporto sessuale, sono poche le cose coscienti che abbiamo. Abbiamo solo un'idea in testa, ma il corpo anche si sta attivando in un certo modo, per cui la parte cosciente del pensiero è una minima parte. Noi vogliamo portarvi alla coscienza quali sono le 5 grosse categorie che richiamano un rapporto sessuale. Per questo che abbiamo fatto il discorso del pensiero. Sono, diciamo, 5 pensieri. Meglio 5 categorie. Gruppi di pensieri, che variano tantissimo da persona a persona, ma la sostanza del gruppo di pensieri è quella che vedete. La prima, è molto anche tutti voi la conoscete, è l'innamoramento. L'innamoramento è uno stato alterato, che può essere paragonabile all'assunzione di droghe. In quella fase, noi quando siamo innamorati, non vediamo chi ci sta vicino, siamo innamorati. E poi improvvisamente, dopo un tot numero di mesi, quando ti risvegli l'incantesimo, e magari ci hai fatto anche dei figli, la cosa ti viene già di casa. Ma dovete sapere che l'innamoramento è una strategia della natura per la procreazione. La procreazione. Non c'è nessun altro fine, sebbene sia bello, sebbene baci
Cina ci marciano su questa roba e ci hanno costruito una macchina economica non indifferente, è un meccanismo della natura per farci abbassare delle barriere che ci permettono di incontrare un'altra persona e portare avanti la razza umana, non solo umana, però procreare. Quando noi siamo in questa dinamica, quindi il pensiero dell'innamoramento, il nostro corpo funziona in un determinato modo, avete sicuramente delle memorie. Scusate che adesso è primavera, quindi le memorie potrebbero riaffiorare velocemente. Il corpo è tutto attivo e lavora benissimo, la pelle diventa giovane, è incredibile. Perché? Perché si prepara a portare avanti la vita. Quindi vedete voi, quando siete in innamoramento, sappiate che lì siete in servizio della natura. Segue un'altra categoria, è quella del piacere egoistico. Non abbiamo ancora trovato una migliore definizione, quindi i Forschling, le proposte sono ben accette. Con questo termine non date valore negativo a egoistico. È un piacere. Piacere del corpo che ognuno cerca per se stesso, nel senso io cerco un piacere fisico e nel momento in cui incontro un'altra persona, nel rapporto sessuale l'altra persona sarà lo strumento attraverso cui io ricevo piacere fisico. Chi ha visto la mia intervista, io ho detto è una forma di masturbazione con un altro corpo, è così, lo ripeto anche oggi, non è cambiato niente, è così. Abbiamo mandato una sessione negativa a questo, perché questo ci fa stare bene, però dopo vi dico ancora di più. Benissimo. Il bisogno. L'altra categoria è quella del bisogno. Può essere un bisogno emotivo, si usa il sesso per tenere vicino qualcuno, perché non voglio stare da solo o da sola. Si usa il sesso perché ho un bisogno economico di sopravvivenza. Può essere il caso della prostituta che scambia denaro con la prestazione. Può essere il caso di molte coppie in cui uno dei due non si mantiene e scambia con il sesso. È uno scambio, per cui è un sesso abbastanza freddo, distaccato, fino a se stesso. Queste tre categorie, non rigettatele, è una strategia, sono tre modi per vivere pienamente nel corpo a livello della materia. Sono tre modi attraverso i quali il nostro corpo, noi sentiamo di stare bene nel corpo, sulla terra, siamo bene incarnati. Non è da sottovalutare, togliete questi aspetti, subentra la depressione, subentrano altri aspetti. Sì? Ma noi vogliamo di più. Quindi questo, i primi tre hanno a che fare con la vita nella materia. Ci permettono di sopravvivere, di muoverci. Gli ultimi due, il quarto e il quinto, con questi due entriamo invece in un'esperienza sessuale che è evolutiva. Cioè noi usciamo da queste dinamiche di bisogno, di al servizio della natura o di così, per entrare nell'unione di questa dinamica del mondo. E l'unione si fa a due livelli. Un livello è quello dell'unione fisica, dei corpi, i corpi si uniscono. In questa fase tu non senti il confine tra il tuo corpo e il corpo dell'altro, la mente si placa, entri in una specie di stato meditativo, i tempi sono allungati, l'obiettivo non è l'orgasmo a tutti i costi, se la quantità di energia accumulata, l'orgasmo è necessario, perché quell'energia deve essere rimessa in circolazione, se no è tutto più blando e non senti il tuo corpo e il corpo dell'altro. C'è un'esperienza. Posso dire, aggiungere qui, ricordate prima abbiamo parlato corpo, mente e anima. Questo livello qui, la mente molla un po' e sono i corpi che entrano in una sorta di diffusione, di interazione. Non è ancora quel sesso di quel sei che dicevamo prima, di quella doppia triade completa. Questo discorso qua ce l'abbiamo solo alla fine, quando parliamo di unione completa. È una cosa un po' più rara da verificarsi, perché prima dobbiamo avere la nostra triade singolare completa.
poi dobbiamo trovare un'altra persona che è completa in se stesso. Allora lì l'unione scatta fuori, diventa il vero sesso. A questo punto parliamo di amore, parliamo di unione completa tra due persone. È un altro livello. Sì. Parliamo anche percentualmente, così capirete che è tutto inutile quello che avete fatto questa sera, essere qui, perché ragioniamo in questi termini, che al momento i rapporti sessuali che si fanno sulla Terra, per il 24% vengono realizzati sull'onda dell'innamoramento. E adesso aumentano, per primavera non si sono santi. E il piacere egoistico siamo al 42%. Questo è bello robusto, eh? Abbiamo voglia di progusto. Il bisogno 24% di nuovo. Mentre l'unione fisica e quella completa insieme fanno meno del 10%. Per cui, adesso, da quante volte si qua? Due? È tutto inutile. Noi diciamo sempre così, ma alla fine è no. Come hai fatto questa statistica? Qui il discorso va un po' lontano, perché abbiamo detto che da 10 anni collaboriamo. Questa collaborazione passa attraverso la conoscenza di qualcuno che sta al di fuori del corpo, ma che ci dà delle informazioni. E tutto quello che più o meno vi trasmettiamo deriva proprio da queste informazioni che abbiamo ricevuto. Che abbiamo ricevuto, masticato, messo in pratica, provato e adesso è l'ora di dare avanti. Sono 10 anni che noi ci troviamo di fronte a mondi completamente nuovi. Siamo invece stati messi di fronte a dover conoscere il corpo umano con nel dettaglio, che è stata una cosa estremamente affascinante, per scoprire anche, ma anche difficile, scoprire anche come la mente ci condiziona, quindi superare questi blocchi e arrivare a questo che è la via del corpo. Noi anche quando, anche nei seminari, diciamo che noi diamo avanti le informazioni che riceviamo senza nessuna finalità terapeutica, senza, perché sappiamo quanto è stato difficile per noi entrare in quest'ottica, quanto impegno ci vuole, quante variabili ci sono, quante, però sappiamo che funziona e sappiamo che possiamo dirvi che questa cosa c'è, che questa è la strada, è una delle strade possibili, quella che ci è stato dato di percorrere. Cosa fondamentale, che si riferisce anche a quanto abbiamo già detto prima, che noi riceviamo queste informazioni, però siamo, tra virgolette, costretti a sperimentarle nei nostri corpi, nelle nostre posizioni, nella nostra vita. Quindi è la sperimentazione, cioè il vivere effettivamente qualcosa nel mondo fisico, che poi ci permette di dire che quelle informazioni che riceviamo hanno un senso, perché solo dicendo io l'ho provato e so che funziona così, allora sì che abbiamo quella sicurezza di poterle portare avanti. Se non rischiano di essere solo delle idee della nostra testa che ci vengono da chissà dove, da chissà chi, che non hanno un riscontro poi pratico. Per cui queste percentuali hanno un'origine di questo. Nascono da lì, nascono. Prego? Dico, nascono da qui, da quello che lei sta dicendo. Un'informazione poi che diventa esperienza vostra e quindi diventa statistica. Diciamo un'altra cosa. Quelle informazioni che ci arrivano, abbiamo avuto qualche problema con i numeri. Perché ogni tanto ci sembra che abbia un modo di fare di conto che è un pelo diverso dal io non so, per esempio, alcune date non ci tornavano, poi a verifiche successive abbiamo chiesto, ma no, è una cosa un po' diversa da quella che ci avete detto in un primo tempo. Per cui quello che voi vedete qui rappresentato ci deriva da loro in questa forma. Non prendete quel 42 come proprio un 42, ma potrebbe essere un 40 come un 45. Quell'unione è un ordine di grandezza. È un minore di uno. Cioè meno uno.
nemmeno. È inferiore all'1%. Ci dicono c'è una piccola percentuale di esseri umani che riesce a raggiungere questo punto. La cosa non ci deve meravigliare più di tanto, perché prima abbiamo parlato di Tantra. Siamo in Occidente. Sì, ma anche da loro è lo stesso. Cioè non è da pensare che adesso tutti gli orientali riescano ad entrare nel Tantra completamente e ad avere quelle esperienze che le portano a qualche stato di unione. Anche all'inizio era una piccolissima percentuale di persone che riuscivano a vivere questi stati. Però il concetto di uno è orientale. Sì, ma ci sono tanti concetti buoni e potenti. Anche il Tantra funziona. Certo, sì. Ma non può funzionare con noi. E il problema è che non funziona più neanche in Oriente, nella sua completezza. Perché anche loro hanno perso un certo modo di vivere, certe conoscenze che avevano più. Beh, forse adesso dico, ci sono i cartelloni della Coca-Cola in Oriente, no? Questo forse ci spiega pure perché. È un mondo che sta cambiando ancora peggio di noi. E soprattutto loro sono un po' più in difficoltà perché non hanno fatto il nostro percorso attraverso la mente. Dovranno fare qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto noi per arrivare poi a passare lo stato in cui siamo noi. Noi lo stiamo già passando adesso. Loro devono ancora scendere fino sul fondo, arrivare al nostro tipo di esperienza per poi risalire. Noi, occidentali, abbiamo la fortuna che cominciamo a fare il percorso di risalita. Il percorso di risalita passa per la dobbiamo reintegrare il corpo in modo da portare in un equilibrio la nostra relazione con la mente. Nella mente siamo fortissimi, ma la mente deve essere uno strumento al servizio della vita e anche dell'evoluzione. Non deve, se prende il sopravvento, ci può portare per strade completamente illusorie, completamente anche distruttive potrebbe essere. Invece, dobbiamo portare un equilibrio lì, quindi la via del corpo in questo senso, non solo corpo, non è quello che noi diciamo, ecco, e riequilibrare in modo che arriviamo a questa triade. Scusate, io però ho perso qualcosa, le informazioni derivano da chi? Da un'entità non fisica. Chiamalo un maestro di luce, chiamalo un angelo. Chiama qualcosa che sta sopra di noi da qualche parte, che non è incarnato nel corpo, ma è in grado di collegarsi con noi, di trasmetterci delle cose. Con voi tutti e due? Sì. Cioè sono voi quelli che le diceva all'inizio. Scusa, ma, grazie. Con voi due o con... No, queste si connettono con tanti esseri umani. Non sono nostri esclusivi, cioè hanno, da quel luogo altri possono connettersi con loro, altri si connettono con altri ambiti, no? Sì. Cioè quello anche che noi vogliamo dare come formazione e che ci deriva anche questo dal passato remoto è che come razza umana noi siamo predisposti alla connessione con l'alto o con un ambito spirituale, diciamo così in modo generico, è molto più complesso, ma diciamo in modo generico. Un ambito spirituale che soprattutto in questo tempo evolutivo sta spingendo per comunicare con noi. Noi dobbiamo sporgersi verso l'alto per poter ricevere e anche distinguere chi ci sta parlando. Perché c'è un ambito dello spirito che vuole la nostra evoluzione e un ambito che vuole la nostra distruzione. Quindi sono più capacità da sviluppare, cioè riconoscere, ma soprattutto accettare che qualcosa, e per i nostri antenati era normale affidarsi al sopra, era normale. Tutti questi, ci sono anche altri testi che li abbiamo portato qui, dei nostri, ovviamente essendo il mio ambito storico, archeologico, ci sono dei manufatti che non possiamo spiegare con la nostra mentalità. Alcuni manufatti, come il disco di Festo, di cui appunto ho scritto, non può essere spiegato se tu non ti poni in questa capacità recettiva che le persone che l'hanno realizzato avevano, perché alcuni manufatti nascono proprio dalla connessione con un ambito spirituale. Non puoi. Tutte queste cose sono i rates, sono i
i misteri del passato sono misteri perché noi abbiamo tagliato questo collegamento, no? Invece sarebbe da ricostruire. Posso una considerazione che stavo facendo, dico, ma anche volendo seguire una pista, una strada di ricerca meno esoterica, dico, si potrebbe fare, e non credo che i risultati differirebbero molto da questo, perché basta leggere i giornali, conoscere persone, si sente che insomma ci siamo, e quindi così. Questo aspetto così di percentuale dei rapporti. Sì, diciamo, penso che si potrebbe dimostrare. Volendo si può anche dimostrare. Si mette in mano la doxa, sta cosa. Si mostra, ecco. Però, cioè, sono, è vero, è vero. Sono fedele alla mente razionale, si però, fa quello. Sì. E i manufatti, le datazioni, noi veramente abbiamo delle soddisfazioni avute che... Perché noi riceviamo per esempio da loro delle datazioni, che poi adesso stanno passando gli anni e ci vengono le conferme da chi è stato a scavare 20 anni, e loro ci avevano già detto che questo era così. Ci sono per esempio per il disco di Festo, abbiamo grazie a loro identificato un luogo, dei luoghi su cui non hanno mai scavato. Io me la rido che se scavano trovano, ma sono sicura di questo perché siamo abituati ad affidarci completamente a questo genere di informazioni che riceviamo e non abbiamo bisogno anche della controprova, ma nel tempo arrivano le controprove che leggi, come in tempo ci hanno detto da subito che era 13.000 avanti Cristo e adesso è uscito un articolo a gennaio che dice 12.000 avanti Cristo e non 6.000 avanti Cristo e loro ce l'hanno già detto. Cioè, ci sono delle conferme continue così sì. Che arrivano. Certe volte sembrano, le affermazioni così che ci danno sembrano assurde. E magari dopo verifichiamo anche che certe affermazioni sono assurde, mentre certe altre sono perfettamente corrispondenti. Però in quell'assurdità dell'informazione, abbiamo capito che ci fanno fare qualcosa, fanno comportare la nostra testa in un modo tale che poi alla fine ci va a risolvere quel problema per cui avevamo chiesto quella determinata domanda. E questa richiede una sorta di affidamento completo che la nostra mente non riesce mai a fare. Perché quando rimaniamo nella mente noi non riusciamo ad affidarci a una cosa che la mente non riesce a capire, non riesce a percepire. Proprio dovuto a un funzionamento della nostra mente. E come avviene questa comunicazione, nel senso, come e la cosa è vero, questo è l'argomento, sapevo se andavamo fuori questo argomento diventa subito sesso, vedete che diventa più importante del sesso, ma è incredibile. È particolare, ma la comunicazione è venuta in tanti modi diversi, perché non so, all'inizio avevamo per esempio una persona che era dotata della scrittura automatica, quella ci ha introdotto. Poi a un certo punto abbiamo imparato a sentire direttamente. Adesso loro intervengono, non... Voi penso conosciate, se siete qui, conosciate la canalizzazione classica, no? Qui c'è una persona che magari parla con la voce, una voce strana, che in quel caso lì c'è un certo spirito che entra proprio dentro la persona, utilizza la parte fisica della persona, ad esempio la voce, e riesce a tirare fuori qualcosa. Nel nostro caso il meccanismo è un po' diverso, nel nostro caso entra nella formazione del pensiero. E abbiamo detto prima, ricordate di quelle tortiere, il pensiero che chiama quelle forme lì. Ecco, quando noi ci applichiamo su un problema, stiamo pensando, magari richiamiamo le nostre tortiere abituali e non ne veniamo fuori. Mi arrivano come intuizioni. Allora a un certo punto mettono dentro una tortiera nuova e noi lo riceviamo come una sorta di intuizione, quale poi viene elaborata dal nostro corpo. La mettete lì e poi si verifica. In certi casi quando si chiedono cose fisiche si verifica, in certi altri casi semplicemente che ci viene un'informazione che noi poi riportiamo. Tipo, non so, le percentuali arrivano così. Perché questo numero qui?
non ci dicono, ma 42, ci arriva il numero 42 in testa. Forse sapevano che qua ci avrebbero fatto questa domanda, eh? In questo senso intendevi che siete stati costretti a verificare delle cose o è una vostra scelta e lo state dicendo così? No. Quello tra virgolette della costrizione, che è stato un piacere, cioè l'aspetto sessuale è un piacere vero e proprio, per cui vi lascio immaginare cosa c'è dietro. Ma loro ci hanno detto, finché non fate l'esperienza fisica, voi non sapete se quello che vi stiamo dicendo è reale o no. Oppure ancora più delicata è che neanche loro sanno esattamente se quello che ci dicono funziona bene nel corpo fisico, nel mondo fisico. Perché loro non sono di questa parte, non si sono mai incarnati la maggior parte di loro. Quindi non hanno, come dire, la conoscenza dell'esperienza, hanno la teoria. Come un professore universitario che è bravissimo, che so, nel mio campo, sono ingegnere, è bravissimo a pensare come funzionano le strutture, che però non ha mai fatto un progetto che poi ha realizzato nella pratica. Non sa se le sue teorie proprio funzionano bene bene a risvolto pratico. In questo senso ci hanno chiesto di sperimentare nella pratica e di vedere se le loro teorie funzionano. Loro sono mentali o emotivi? Loro non passano per l'aspetto emotivo, loro passano dell'aspetto mentale, quello che noi chiamiamo mentale, ma solo come conseguenza di un qualcosa che accade a un livello un po' più alto. Non è né mentale né emotivo. Ha la prima ricaduta sul mentale, ma è a monte. Ma l'esperienza che loro manca è quella mentale, quella emotiva, quella fisica. A loro? Sì. Loro manca, diciamo, tutta la parte incarnata. Manca sia l'esperienza fisica, sia l'esperienza energetica. Anche se la conoscono, cioè sanno come si sviluppa, per cui ci danno delle informazioni e ci dicono che la parte energetica funziona così. Se tu intervieni, per esempio, le premi un punto qui, tu provochi una trasformazione energetica nel resto. E non è strano questo? Cioè che loro sappiano tutto questo senza averlo provato? No, non è strano perché, come vi dicevo prima, come la nostra anima iniziale, quando la nostra anima viene messa nel mondo, l'anima ha tutto dentro, sa già tutto, potenzialmente è completa, però di quella completezza che ha, deve andare a verificare nel mondo fisico se l'istruzione che ha è corretta o no. E le nostre incarnazioni servono proprio a quello, servono per fare questo. Perché il mondo fisico è contrapposto al loro? No! Voi immaginate il mondo fisico... È russo, è fuori. Siamo a due livelli differenziati, e nell'ambito del creato, qui ce ne sarebbe altre cose, come ho detto, ma nell'ambito del creato c'è il mondo fisico, che è il mondo dell'esperienza, come dicevo prima, il mondo in cui si può evolvere. A supporto di questo mondo ci sono tante strutture esterne che danno le istruzioni, che danno gli input, che danno degli impulsi a questa parte fisica, per far sì che funzioni in funzione della loro idea. Per cui tra questi spiriti così che noi interpelliamo, se noi interpellassimo un altro spirito, probabilmente ha delle idee leggermente diverse, e le ha sicuramente diverse se non fa parte di quegli spiriti che ci chiedono di unirci, ma fa parte di quegli spiriti che ci chiedono di disunirci, di staccarci. Per cui c'è una sorta di competizione anche al di fuori di noi per far sì che nella Terra avvenga quello che loro pensano sia il giusto modo in cui le cose si devono effettuare. Ed è possibile distinguere queste due tipologie di... Loro ci hanno dato degli insegnamenti per distinguere. Perché secondo me fingono. Questo è un problema grossissimo. Ne sa qualcosa che ci fa sulle spiriti. Ad esempio, ma è molto più difficile, molto più sottile secondo me, perché bisogna avere un intuito, un super intuito che vada oltre l'intuito che ti fa intuire. Bisogna avere la fortuna, non so se si capisce questo segno, di avere dietro
un consigliere di quelli giusti. Però lo verifichi, sai, cioè lo vedi subito se quello che ti dice è rivolto al tuo bene, alla tua crescita o alla tua distruzione. Questo si manifesta in qualche modo la tua anima. Se non c'è l'interferenza della testa, la tua anima sa, e dopo un po' anche si manifesta la tipologia del consiglio che ti sta dando. Che però può sembrare anche negativo, nel senso, io penso che come strumento che giudica imperfetto, alcune cose possono sembrare negative, ma invece sono positive e viceversa. Benissimo. Per cui quello è anche complicato da decifrare. Se una cosa è effettivamente positiva oppure se è negativa, perché è positivo il risultato. Guarda, è un campo difficile. Una regoletta banalissima distingue fra chi unisce e chi divide. In generale, la violenza è un'arma di divisione. Anche nel sesso. Tutte quelle deviazioni che derivano da un approccio mentale, di sessualità, e quindi per esempio vedono nel dolore una forma di piacere, nella mortificazione del corpo una forma di piacere, nella tortura una forma di piacere, questo va verso la divisione, non verso l'unione. Può essere che il corpo sia già stato modificato o che la mente abbia modificato le reazioni corporee per cui tu provi una forma di piacere, ma è una deformazione, è successo qualcosa che ha modificato l'informazione corretta iniziale. Vai. A questo proposito, il BDSM consensuale come lo vedete? BDSM? Masochismo, testa, pensieri, il corpo emotivo che vi dicevo prima è una cosa fortissima, nel senso che ci fa fare quello che vuole. Il corpo emotivo o i pensieri che abbiamo sono talmente forti a certi livelli che sorpassano il corpo fisico. Sono talmente forti che a un certo punto loro dicono: tu corpo fisico, se soffri stai bene. Il corpo si convince che la sofferenza è una cosa buona per lui. Ma se prendi un corpo fisico e considerarsi separato dal pensiero, quel corpo fisico non gradisce. Prendo l'idea? Non lo so, perché comunque, cioè in molti casi anche terapeutici, certe pratiche sono anche terapeutiche, oltre a dare molto piacere. Beh, il fatto che comunque il sesso è anche un piacere mentale. Se va dai terapeuti quando uno ha certi problemi, cioè quelle sono parafilie, sono perversioni. Parafilie vengono pensate dagli psichiatri del 1950. Guardate, per farla breve, questo discorso qui, e quando sei in quel piacere egoistico, ma che è un po' degenerato. La degenerazione può venire per molti motivi. Per esempio, un consigliere di quelli da sopra, un po' contrario all'unione, ti può alimentare un'idea che poi ti fa entrare in questa casistica di pensieri che sono appartengono a quella categoria, ma sono degenerati rispetto alle esigenze naturali del corpo. Non lo so, pensate per esempio che anche il concetto di sofferenza sia un concetto costruito culturalmente e che quindi paghi un prezzo di essere iscritto in una sfera culturale di malessere per il corpo, quando invece alcune reazioni fisiche, le reazioni del piacere e del dolore hanno la stessa base neurologica e funzionale, quindi anche l'esperienza del dolore può essere un'esperienza conoscitiva e quindi in questo senso spirituale e quindi elevante. Anche in forte unione con il padre, cioè io onestamente ho visto molte coppie comunque, cioè, che praticano BDSM, ma così, che in realtà sono molto unite, amorevoli. Cioè anche molto di più di coppia normale, perché ci vuole una reciproca conoscenza, un reciproco ascolto e rispetto. Agganciati, qua entriamo anche nell'ampio campo dell'attrazione, un'attrazione tipo emotiva, quando si condivide per esempio uno stesso vissuto emotivo, ci si unisce a una forma di attrazione, quella poi essere unito anche nella difficoltà e nel dolore fisico.
ma questa non è l'informazione originaria del corpo. No, però scusa, il problema del sadomaso, per esempio, non è tanto una ricerca del piacere estremo, è una ricerca di... io penso, non sono un sadomaso, però ho osservato molto il fenomeno. Secondo me è un cercare di allontanarsi dall'indifferenza, cioè quando ci sono dei punti che diventano coriacei al piacere, si cercano gli stimoli più forti che vivifichino quelle parti diventate coriacee, e lo si trova nelle pratiche estreme. E questo percorso che abbiamo definito come percorso dell'unione, noi abbiamo visto che c'è una regola, e cioè che il corpo è semplice. Questo lo vediamo anche nella danza. Quando il movimento viene dal corpo è semplice, quando il movimento è complicato è qualcosa che è venuto dalla testa. Il corpo è semplice, anche nel rapporto sessuale il minor movimento porta il maggiore piacere e porta l'unione. Ma la testa c'è. La testa deve diventare uno strumento, come abbiamo detto, e deve lavorare insieme. Quando sei unito la testa non lavora contro, se non sei unito la testa c'è e lavora contro, e cerca anche le prove scientifiche per cui il dolore è una fonte di piacere e le troverà. E stiamo aprendo un campo che è vastissimo. Sì, va da sé, ma sono ormai aprire troppi settori. Comunque, tenete solo a mente che noi abbiamo coniato per un certo libro, abbiamo coniato il concetto di puro, un concetto che sicuramente conoscete, ma che noi l'abbiamo usato in un certo modo. Allora, per noi puro è quell'idea iniziale del creatore di come dovrebbe svolgersi la vita nella materia. Il fatto però che siamo nella materia, il fatto che ci sia quella dualità di cui vi dicevo, fa sì che ci debba essere un certo movimento per alimentare un'esperienza che vada a vedere se quell'idea di puro che c'è all'inizio è corretta oppure no. Se dall'esperienza quell'idea è buona, allora diciamo che il creatore considererà quella sua idea iniziale come una cosa buona, perché è passata alla convalida dell'esperienza. Viceversa, se c'è qualcosa che nella materia si sviluppa in un modo tale, diverso da quell'idea di, chiamiamola, purezza iniziale, il creatore a un certo punto vede che la sua idea iniziale ha preso un'altra strada, per cui non la considera più come un'idea buona. E in una parola, questo è il significato della vita materia, è un ambito che ci permette di convalidare le idee del creatore. Le idee buone al vaglio dell'esperienza ritornano a lui. Le idee non buone al vaglio dell'esperienza, diciamo che spariscono. Vanno in un nulla, che è proprio un nulla di perdita completa di quell'idea iniziale, di quel pensiero iniziale. In questo senso, in generale, ciò che unisce è qualcosa che ci fa andare verso l'idea pura. Ciò che invece divide ci fa sparire in quell'oblio di cui dicevo. Adesso mi rendo conto che voi avete mille idee, perché ognuno ha le sue esperienze di vita. Sesso poi ci sono esperienze diversissime. Però tenete solo conto questo aspetto qui, che per noi è fondamentale. Quando ci sono cose che deviano, in generale è la testa che ci guida. La testa che ci guida un sesso deviato, un sesso modificato. Che già il concetto di deviato però implica un retto, per cui... Deviato rispetto a quell'idea pure iniziale che vi dicevo. E tutto può essere molto facilmente deviabile da quella iniziale. Ma certo! E nella terra, nel movimento della terra, si vede se noi siamo lì, quell'idea, o se stiamo deviando, tutto andando da un'altra parte.
dei giudizi morali di questa cosa qui. È proprio uno schema di funzionamento molto, molto freddo, come dire, della creazione. Di fatto la vita nella materia, l'esperienza, per quello che dicevamo che l'esperienza è fondamentale, quella che ci fa capire se possiamo, se quell'idea era buona oppure dobbiamo andare dall'altra parte. Scusa, però non so se ho frainteso, però mi sembra comunque che da questo discorso sia comunque un'idea di bene o un'idea di male, comunque, cioè che unire opposto a dividere come comunque due cose opposte e di valore differente. Non diamo giudizi morali o non giudichiamo. Hanno sì, c'è un bene o un dividere. Dimentica il bene e il male, perché abbiamo un sacco di fraintendimenti nella nostra testa rispetto a questo concetto. Non è un buono o cattivo, a volte diciamo anche delle energie che sono pulite e sporche, e ogni volta poi interveniamo e diciamo non è un giudizio morale, è proprio l'energia si sporca, quindi diventa più pesante, circola con meno facilità. La stessa cosa qui. Sì, prendila come una cosa lì, è proprio come uno schema di funzionamento della vita. In questo schema ci sono delle dualità. Per esempio, il bene e il male, nel nostro concetto classico, è una dualità. Il bene non può esistere senza il male qui sulla Terra. Perché se non esistesse il male, tu non avresti neanche il concetto di bene in testa. Perché non c'è una differenza. Certo. E come l'acqua, non sapresti se c'è l'acqua calda o fredda, se hai solo l'acqua fredda. Il concetto di freddo non esisterebbe più. Questo significa che non esiste la dualità. Se non esiste la dualità, non esiste la vita nella materia. Quindi è chiaro che sulla Terra c'è quello che tu intendi col male. È chiaro che sulla Terra c'è la dolcezza del corpo contrapposta a una violenza del corpo. Perché sono quelle cose che fanno muovere la vita nella materia. Come è anche chiaro che ognuno di noi ha un destino, cioè la nostra anima viene qui per fare esperienze diverse, ognuno di noi è qui con un vissuto di chissà quante vite, per ognuno di noi è diverso. Quindi nell'incarnazione attuale noi abbiamo scelto un determinato corpo per fare una determinata esperienza. Quello che noi abbiamo proposto stasera è quello che è stato dato a noi di sperimentare. Per altri forse, altri sono entrati in risonanza, altri in dissonanza, perché dietro c'è la storia dell'anima, che noi rispettiamo al di sopra di ogni altra cosa, perché non si può fare per tutti una legge. È l'esperienza dell'anima. L'importante per noi è che, non solo per noi, l'importante è arrivare a questa unione di corpo, anima e mente. Quando c'è questa unione poi è tutto più chiaro e a volte per come siamo la mente si mette in mezzo e fa il bambino cattivo che fa i capricci e non riusciamo a entrare in contatto con cosa siamo venuti a fare veramente sulla Terra e quindi a compiere il destino di questa reincarnazione. Ma tutte le variabili che sono presenti sulla Terra appartengono ad un'esperienza. È possibile che passiamo per un'esperienza da cui comprendiamo delle altre cose. Così vario, no? Così molteplice. Tra parentesi, ci sono delle anime che non vogliono unirsi. Stanno facendo percorso proprio di divisione. Ed è nella loro natura. Talvolta è proprio nella loro natura. E va rispettato questo. Fa parte del gioco. Se tu le metti a fare un percorso del genere, vanno fuori la loro natura. Non è... sì. Non è un percorso per loro, sì. Questo. Scusate, voi avete provato l'unione completa? Cosa si prova? No, sapere, mi sono dimenticato la domanda. No. L'argomento diventa imbarazzante. No, era perché no. Per capire se una volta provata l'unione completa, poi si cerca solo quella, la si può avere con tutti o chiunque, o... Avete visto quell'1%, di meno dell'1%? Sì, ma tra tutti quelli che sono quell'1%, comunque sì. Quelli l'hanno sperimentato. No, sì. Tutti gli individui entranti in quell'1%, tra di loro, potrebbero
se affrontano la cosa in un certo modo. Che a quel punto allora che si sceglie a fare? È automatico, no? Nel senso che tutti quelli rientranti in quell'1% penso che si amino in maniera automatica. Si mettono in una stanza, si danno un appuntamento tutti lo stesso giorno. Vi diciamo di più per rientrare quella percentuale. Tutti gli altri, o perlomeno una buona parte degli altri, vorrebbe fare un percorso, o è lungo un percorso, che potrebbe farli rientrare in questa unione completa. Non tutti, ma una buona percentuale degli esseri umani sta facendo un viaggio, sta facendo un percorso, alla cui fine, arriverà anche oltre, ma diciamo, alla cui fine arriva all'unione completa. Si capisce? Sì. La finalità. No, la fine, sapete, vi ho detto prima del percorso dell'anima, no? Quando l'anima viene buttata nel creato fa tutta una serie di incarnazioni, fa tante esperienze, alla fine di queste esperienze può tornare, diciamo, al creatore, oppure può andare nel nulla, che è la cosa che tentavo di dire prima. Ecco, la fine significa compiere quest'ultimo passo, arrivare nell'unione completa, che non è più l'unione completa di due corpi, ma è l'unione nostra completa con il tutto, mettiamo così, oppure arrivare alla divisione con il tutto, a separarsi completamente da qualsiasi altra cosa, da qualsiasi essere umano, da qualsiasi struttura vegetale, animale, terrestre, cosmica, eccetera, e sparire. Perché se non ci si unisce, non ha senso che noi continuiamo, diciamo, a esistere, anche se la parola non è corretta. È come quando, sono ingegnere, sapete, provo un materiale di costruzione nuovo e quello lì ha un funzionamento perfetto, soddisfa alle esigenze per cui ho fatto quel materiale. Costruisco una casa, ha una sufficiente resistenza per tenere su tutti i pesi della casa. Provo un altro materiale e vedo che quel materiale lì si sgretola. Il peso della casa non sta su e il materiale sparisce. Ecco, quel secondo materiale lì non lo userò più. Non serve ai fini della mia costruzione. Chi non serve in questo senso ai fini della creazione, a dimostrare che l'idea iniziale è corretta, sparisce, semplicemente perché non serve. Una sorta di inferno senza cuore, cioè senza sofferenza, cioè proprio terribile, cioè nel senso, no, è la prima volta che sento. Beh, ma del resto sull'Apocalisse, queste sono teorie sull'Apocalisse, quello che in qualche modo stai dicendo. Si collega a tanti aspetti, collega. Solo che quando leggiamo degli scritti tipo Apocalisse, sì, abbiamo degli scritti catastrofici, oppure pieni di simboli che per esempio noi non sappiamo più leggere, non sappiamo più percepire. Noi stiamo banalizzando la cosa da un punto di vista simbolico, la stiamo rendendo a un livello proprio quasi meccanico, quasi, non posso dire banale perché non è banale, ma un qualcosa di comprensibile per le nostre menti, per le menti di questo momento storico. Sì. È un meccanismo di funzionamento. Noi comprendiamo benissimo adesso cosa sono i meccanismi, cos'è la tecnologia, per esempio. La tecnologia è una serie di meccanismi che sono stati fatti dalla nostra mente, perché la nostra mente funziona esattamente come quei meccanismi. Per cui comprendiamo cos'è un meccanismo. Comprendiamo molto male cos'è un simbolo, comprendiamo molto male cos'è un rito, se non siamo all'interno di una cultura che ha costruito e coltivato questi riti, ma tecnologicamente siamo bravissimi. E questo è esattamente il modo di funzionare della testa, della mente. Però adesso è giunto il momento
utilizzando, continuiamo a utilizzare la mente, di fare un passo oltre, in cui uniremo mente e intuito. Mente è contatto irrazionale con qualcosa che ci sta dietro e saremo molto più equilibrati e potenti di quello che siamo adesso. Che del resto quello che stai dicendo ha delle radici anche nella cultura dell'Occidente. Platone diceva questo. Platone diceva: voi venite sulla terra con uno scopo, voi arrivate qui, ve lo dimenticate, da qui nascono tutti i vostri guai. Il mal cita Platone sul codice dell'anima. Tante persone l'hanno detto nel corso della storia. Non so, anche noi siamo inseriti in ambiente, ad esempio, cristiano, così. Mm-hmm. Gesù è un essere dello spirito che ci ha portato delle verità perfette per un certo momento storico, per un certo grado di evoluzione. Il problema è che dopo tutte queste verità che sono arrivate all'inizio in modo pulito, perfetto, sono state via via modificate dalla mente dell'uomo che poi ha seguito, che l'ha cambiate un po', tante volte non le ha stravolte, però ha dato giusto quel cambiamento che non fa più riconoscere esattamente il significato iniziale. Questo è il grosso problema un po' di tutte le religioni. All'inizio le religioni sono tutte veicolate a livello fenomeno spirituale. Ci sono dei consiglieri che vengono da sopra, che danno delle istruzioni ad alcuni uomini che li ascoltano, e questi uomini trasferiscono queste istruzioni sulla terra e nell'ambito terrestre. Il problema però è che quelli lassù parlano un linguaggio che è più complesso di quello che noi siamo in grado di recepire con la nostra mente, con la nostra razionalità. Per cui quando parliamo di quella cosa che ci dicono, la banalizziamo, la semplifichiamo. E spesso, siccome abbiamo delle idee già precostituite, aggiungiamo a quello che ci arriva un pezzetto della nostra idea. E questo fa sì che le cose che sono state messe sulla terra poi gradualmente si trasformino, diventino qualcosa di meno chiaro, meno prezioso, meno puro rispetto a quell'idea di purezza che dicevo inizialmente, che costituisce l'idea di chi ha voluto questo creato, questa creazione. Forse sono una questione di corrispondenza, perché visto che noi stiamo andando in una direzione, il punto sta sempre lì, bisogna cambiare il tipo di linguaggio per riconnettersi in quel concetto. Certo. Infatti la via del corpo è un cambiamento di linguaggio. Un linguaggio adatto a noi in questo momento storico. Ed è solo una possibilità che entra in risonanza con la sessualità, può sentire una affinità con questo tipo di via che porta all'unione, ma ci sono altre vie che portano all'unione, e la fortuna che abbiamo adesso è che ci sono più informazioni e più possibilità. Qualcuno trova la possibilità di sperimentare l'unione con la danza, con il canto, con altre strade. Ognuno può scegliere la strada in cui ha più affinità. Basta ragazzi, forse ne abbiamo buttate troppo sul fuoco. Scusa, l'altra cosa è che quindi esiste quindi un creatore. No, anche se questo ci sconcerta. No, secondo la vostra esperienza esiste un creatore. Qui verrebbero da dirti tante di quelle cose. Non chiaramente che abbia delle fatiche. No, il creatore non è come quello immaginato. Non riusciamo a immaginarlo. No, dico però. Non possiamo immaginare. Non abbiamo l'informazione. Cioè, il limite estremo, diciamo, di contatto con il creatore è un collegamento, e questo collegamento significa come se fosse una specie di barriera, che immaginate la tonda come forma. Noi siamo all'interno di questo grande tondo, e noi riusciamo ad arrivare fino alla superficie esterna, al bordo esterno di questo grande circolo. Subito dietro c'è il creatore,
però arriviamo sul tondo e il creatore da dietro, attraverso questo tondo, ci può far filtrare qualcosa, ma noi non riusciamo ad andare oltre il tondo e vedere com'è il creatore dietro. Non lo riusciamo proprio perché non abbiamo la possibilità, non ci è stata data la possibilità, quando questo creatore ci ha messi nel creato, non ci è stata data la possibilità di capire cosa c'è dietro. È una tortiera che è al di fuori del creato. Creato così molto brutalmente, immaginatelo come tante tortiere, no? Messe lì, ognuna per fare qualcosa. Per esempio, il nostro corpo sotto sotto è una tortiera, anche il nostro corpo fisico è una forma, non una colonna pascale. Tortiera. Una forma. Il nostro corpo è già così, prima che noi nasciamo. Questa forma c'è già. Viene richiamata nel momento in cui nasciamo. E allora, delle particelle fisiche, un po' che dei nostri genitori, un po' che del cibo che mangiamo, un po' che dell'aria che ci sta attorno, un po' alla volta si mettono assieme e ci fanno crescere secondo la forma di questa tortiera. Che già esiste. Che già esiste, però. E analogamente tutto il creato è qualcosa di simile. Esistono delle tortiere dietro, grandissime. Immaginate una tortiera che crea il gioco dei pianeti. Una tortiera che crea il rapporto fra le persone. Immaginate un'altra. Una tortiera per un gruppo che si forma. Si forma un gruppo per discutere sui problemi del gender e così di moda in questo periodo. Quindi è un archetipo, cos'è? Noi mentalmente lo vediamo come un archetipo, però da quello che ci hanno detto è ancora una cosa diversa. La cosa più vicina è proprio quella di una forma immateriale, che dà l'idea, che dà il via a come le cose poi nella materia si devono conformare, sì. Si devono mettere assieme per costruire un qualcosa. Sì, stiamo arrivando a discorsi teologici un po'. Sono campi molto genetici informativi, parliamo di questo? Beh, perfetto. Sì. Sono a vari livelli, campi molto genetici si adattano molto bene così alla descrizione di un corpo fisico. Il corpo fisico inizialmente è un campo morfogenetico. La materia entra dentro questo campo e si organizza in un certo modo. A livello più alto sono sempre dei campi morfogenetici, ma hanno in sé anche un concetto di cambiamento e di evoluzione. Come dire, mentre nel caso del corpo umano noi possiamo vedere che c'è una forma finale, per arrivare a quella forma finale, che poi si evolve anche nel tempo, perché noi sappiamo che cambiamo come forma di contenuto, comunque diciamo che è un campo morfogenetico che cambia man mano che si va avanti. Quindi l'idea di un campo che cambia è già un'altra cosa ancora più strana. Però diciamo che nella vita ci sono tutta questa successione di campi che crea lo svolgersi e lo svilupparsi della vita sulla Terra. E ci sono problemi ancora maggiori, perché questi campi sono variabili un po', anche in funzione di ciò che accade nella materia. Stiamo perdendo, Dell'esperienza che noi facciamo nella materia. Questo modifica i campi. Per esempio, un'idea semplice è per i nostri campi fisici. Noi ci dovremmo sviluppare in un certo modo. In teoria potremmo essere sempre sani tutta la vita. Però sotto sotto abbiamo delle predisposizioni, c'è un campo che ci può dire che ci possiamo, che so, ammalare di qualcosa ai polmoni piuttosto che ammalarci un ginocchio. Poi dipende da come noi sviluppiamo la nostra esistenza. Ci ammaleremo ai polmoni se per esempio stiamo in un campo inquinato, in una città inquinata, tanto per farvi piacere poco. Magari se abitiamo in un posto al verde, in mezzo ai boschi dell'Austria,
forse non attiviamo quella parte del campo che ci farà ammalare di tumore. Però magari camminando sui sentieri dell'Astria, a forza di camminare, a un certo punto le giunture ci danno fastidio perché attiviamo qualcos'altro. Quindi vedete, è un campo che all'inizio è qualcosa di potenziale. Man mano che si sviluppa la realtà, diventa qualcosa di reale. E continua a modificarsi finché noi non facciamo tutta la nostra esistenza, l'esistenza fisica, poi un'esistenza. È molto bello parlare di queste cose, però sono argomenti talmente così che andrebbero approfonditi, e soprattutto una delle grossissime difficoltà che abbiamo trovato noi è quella di trovare anche un linguaggio comune. Perché, come dicevo prima, che le cose che hanno detto gli antichi orientali non ci dicono più a noi, così lo stesso problema c'è anche qui. Anche noi parliamo tante lingue, non parliamo tutte la stessa lingua. Dipende dal nostro livello evolutivo, dalla nostra anima, dalla tipologia della nostra anima, dall'ambiente sociale in cui abbiamo vissuto, dall'educazione che abbiamo avuto. Siamo molto diversi. Quindi anche quando diciamo una parola, sesso, noi la intendiamo tutti in modo diverso. Quindi ci manca un linguaggio comune. E immaginate quanto ci manca un linguaggio comune quando parliamo di cose così elevate, come stiamo facendo adesso, di cui non abbiamo nessuna esperienza diretta. La mia parola può essere da voi letta in mille modi diversi. Ma anche la mia parola non è perfetta, perché la mia parola è già stata filtrata dalla mia mente, per cui non sono assolutamente sicuro che contenga tutto il contenuto di chi ha voluto dirmelo già sopra. Quindi sapere esattamente cos'è la vita, cosa sono le cose, è praticamente impossibile. Trasmetterle è ancora più difficile. Sì. Trasmetterle poi in altre lingue. Delle difficoltà con i traduttori, con le sfumature e l'approccio emotivo alla parola è diverso da, non solo da individuo a individuo, poi figuratevi con un'altra in un'altra lingua, è molto complessa la cosa. In più, come diceva anche Francesco, da questa amica che ci ha accompagnato nei primi passi, lei diceva sempre che quando loro scendono a comunicare con noi mettono le pantofole della persona che trovano. Vuol dire infatti che quando comunicano con Francesco usciranno termini tratti dalla sua esperienza da ingegnere. Quando comunicano con me esce questa parte paleografica e questo sforzo nella parola. Quindi mettono le pantofole che trovano e così noi abbiamo anche una quantità circoscritta di possibilità per esprimere tutto quello che loro, il concetto che loro vogliono trasmetterci, no? Come dicevamo. Comunque, tornando adesso più terra a terra, al sesso. Andate e... no, così questo. La via del corpo è qualcosa di più semplice, sì. Nel senso che è adatto alla nostra mente attuale, ci fa fare dei percorsi per staccare un po' la mente, per entrare nel corpo e per farci vivere questa esperienza, che è un'esperienza che ci serve, che dobbiamo fare come esseri incarnati, come esseri umani. Sì, che... dobbiamo, ma che è un'opportunità che noi qui vi testimoniamo, nel senso di ci auguriamo che possiamo raggiungere, perché cambia la vita, cambia veramente anche il funzionamento del corpo, l'approccio alla vita è diverso. Quindi è una strada, utilizzando uno strumento che è del corpo, cioè utilizzando il corpo al massimo. E non diventate fondamentalisti, se riprendo la tua domanda. Dopo, quando avete provato l'unione completa, l'unione fisica, gli altri non li perdete, non li perdete di vista, cioè potete sempre passare con coscienza a questo o all'altra esperienza. Perché vivere nel corpo e nella materia non dovete dimenticarlo, cioè dobbiamo restare vivi nella parte materiale del nostro corpo. Ma allo stesso tempo vi accorgerete come quel rapporto sessuale avuto per il piacere egoistico, per esempio, se avete provato un'unione completa, vi dice molto di meno, vi soddisfa molto di meno. Però vi si apre la possibilità sempre per passare con coscienza, sapere che adesso è così, scenderò anche
i partner per questo in maniera consapevole. Innamoramento, deciderò se voglio stare al servizio oppure no. È un modo per avere, conoscere lo strumento che abbiamo a disposizione e farne quello che sentiamo opportuno farne in questo momento della nostra evoluzione. Ognuno per sé decide, punto. Così anche nei nostri seminari noi diamo informazioni su come funziona il corpo energetico, su come funzionano i circuiti sessuali. Quello che tu fai di questa informazione è a tua discrezione. Basta. Non c'è un livello pratico? C'era oggi, abbiamo fatto un bellissimo seminario. No, dico un livello pratico dal punto di vista dello sviluppo dell'energia corporea, ma non c'è un incontro, diciamo, con la come avviene spesso. Sì, no, non completo, ma delle esercitazioni, esatto, cioè dicevo c'è una parte fisica, corporea, no? Sì, c'è la parte quindi, fisica. Cioè, non parliamo solo del pensiero. No, 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 la parte pratica è fondamentale. Okay. Su vari livelli, noi sulle locandine, anche spiego, sui volantini spieghiamo anche non ci sono rapporti sessuali completi e non si lavora nudi, perché non serve. Non serve, si raggiungono comunque altri, e soprattutto questi livelli. Questi aspetti tirano su talmente tante barriere, o talmente tanti vanno ad attivare alcuni semafori che bloccano la conoscenza, quindi possiamo raggiungere lo stesso anche in altri modi. Dunque l'esperienza fisica è fondamentale. Se non passi attraverso il corpo non capisci queste cose. Non hai esperienza, non le comprendi. Le comprendi con la testa. Allora rimani nella mente. Noi la mente vogliamo un po' passarla come importante. Che diventi un'alleata dell'evoluzione. Noi abbiamo qui, ringraziando chi ci ha invitato, grazie Giovanni, grazie Lucia, grazie per essere venuti. Grazie a voi, grazie a voi. Ma invece il manuale, che abbiamo parlato poco, ci spiegate il manuale? Sì. Libro. Sesso sacro del corpo? Sì. il libro è là conquistare no il libro è Sesso Sacro del Corpo ha un'impostazione storica con un'attenzione al momento attuale alla nostra alla vita di tutti i giorni. Ci sono dei capitoli che parlano più quello vado veloce sono dei capitoli che parlano anche del razionalismo cartesiano delle conseguenze appunto sul del cristianesimo anche sul modo in cui noi oggi viviamo la sessualità e sui tabù che ancora abbiamo nei confronti della sessualità, nei confronti anche del sangue mestruale, dello sperma, del nominare le cose per come sono, per esempio. Tutta la parte storica chiaramente è per me, io sono innamorata, in questo senso, innamorata di questi aspetti, per cui è chiaro che non ho una visione obiettiva della cosa, io amo questa ricostruzione storica delle cose, quindi vedi una... Descrivo il ruolo delle prostitute sacre, prendo in analisi alcune zone geografiche della Terra, soprattutto l'area mediterranea, quindi insisto che noi dobbiamo andare a recuperare le nostre radici. Per me che abito nell'arco alpino, mi diverto tantissimo perché poi arrivo con la mappa e in base a dove sto tenendo il seminario o la cosa dico, per esempio qui, da voi, qui si è conservata la conoscenza della sessualità così com'era, cioè dove... In zone geografiche protette dove la geografia era molto particolare, come ad esempio le Alpi, lì la cristallizzazione non è arrivata pesantemente, si è conservata una religione panteistica dove il sesso, la sessualità aveva il suo ruolo. Ci sono testimonianze non solo nei canti popolari, ancora oggi, no, della bella mugnaia, voglio sentire canti di questo genere. Ma anche testimonianze che le persone interrompevano le veglie funebri per fare sesso, che interrompevano il lavoro dei campi per fare sesso, era normale, normale. E che tutto quello che sono stati usati, per esempio i simboli sacri del cristianesimo, ancora con un'ottica però panteistica, naturalistica, cioè si usavano i paramenti però per fare... Mi sembra il manuale, qualcosa di adesso, c'è il libro. Ecco, noi abbiamo istruzioni per l'uso. Noi abbiamo questo libro che uscirà a breve, che si chiama
appunto il corpo e lì avete anche le posizioni. Più esplicito di così in tempi. Sì, dovevamo distinguere la parte intellettuale con la parte pratica, così è uscito l'esame del corpo, adesso uscirà la via del corpo e basta. E lì appunto vi spieghiamo i circuiti energetici, vi insegniamo a però la parte pratica è la cosa fondamentale, quindi qui abbiamo anche una lista, se volete potete inserire il vostro, delle volte siamo anche in Italia a fare dei seminari, per cui ci sono due gruppi che sono partiti a nord, a Bolzano e uno a Udine, che si incontrano 3 volte nel corso di quest'anno e noi li accompagniamo in questo percorso pratico di conoscenza, di sperimentazione delle cose che vi abbiamo detto oggi. Verso, cioè, come detto, noi puliamo la casa e la prepariamo bene con l'idea che arriveranno degli ospiti, non è detto che arriveranno. Non è detto che troveremo questo meno dell'1%, con cui avere l'unione completa, o il 9%. Però noi ci prepariamo per, e con questo desiderio, si muovono le montagne. La prima cosa che vogliamo è l'unione in noi stessi. E abbiamo tutto una sequenza, un procedere che è quello che abbiamo fatto noi, avendolo macinato è diventato semplice, è diventato più veloce. Fortunati siete, meglio da uno di noi, con cui vi accompagniamo per chi vuole su questa strada, che entra in risonanza con alcuni, in alcuni no, ma è normale, nella vita è sempre così. Non è per tutti, cioè non tutti la colgono allo stesso modo. Però vi portiamo proprio a sperimentare, a percepire, a distinguere il corpo energetico, a sentirlo, il corpo emotivo, come è strutturato, come ci stanno vicini, quante cose ci stiamo, quante informazioni o particelle stiamo scambiando. Immaginatevi con un rapporto sessuale. Un rapporto sessuale, pensate che si crea un legame tra queste persone, questo legame lo porta la donna con sé, è un legame che dura dai 6 ai 7 anni, e non è drammatico, perché il corpo femminile è strutturato per questo, e noi che vogliamo andare verso l'unione, dobbiamo essere felici anche di questo, perché abbiamo scelto di unirci con questa persona. Viene con l'eiaculazione, abbiamo un'informazione materiale che lo sperma può bloccare questa informazione con l'uso del preservativo, ma il resto dell'informazione passa, un'informazione energetica, un'informazione emotiva. Questa informazione emotiva si posiziona a questo livello. Se l'esperienza non è stata, ha avuto dei risvolti di un certo tipo, avrà una componente emotiva forte, si trasferisce alla testa, noi vi insegniamo tutte queste cose. Anche a distinguere, a capire come queste poi condizionano il tuo modo di rapportarti alla... Dicevamo, è importante avere un pensiero nuovo per fare sesso in maniera diversa. Adesso noi rischiamo, avendo sempre lo stesso pensiero, di avere rapporti sessuali simili, ripetitivi, anche partner simili. Quindi l'idea è cambiare il pensiero. Sei già partita col corso? Sì, chiedono, volentieri. Facciamo l'esercizio. Che ne pensi della pillola contraccettiva? Sono contrario, spiego. La pillola contraccettiva dà un'informazione al corpo femminile che è tu sei incinta, lo prendi in giro, per esempio, prendi in giro un corpo che è saggio. Tu devi pensare che con questa informazione, con questo apporto ormonale, la donna, il corpo della donna si illude appunto che è in una fase di gestazione. Questo dà alla psiche anche, la psiche comincerà a comportarsi in un certo modo. La donna che inconsciamente sa di essere incinta, e non lo è, si sta prendendo in giro il corpo, prenderà delle decisioni particolari nella sua vita, non prenderà dei rischi, starà legata a quel partner. E l'assurdo è che si prende la pillola per avere rapporti sessuali liberi e passa la voglia di fare sesso, molte volte, questa è una delle conseguenze della pillola contraccettiva. Ci sono conseguenze sull'ambiente, perché con l'urina queste sostanze vengono rilasciate nell'ambiente e cadono nella falda acquifera, questa cosa ci viene riservata, ci sono studi tedeschi, ma perché sono lì, li ricevo con facilità, che testimoniano come c'è l'inquinamento, si fuori i pesci e tutto il resto. Non sono d'accordo, noi conosciamo
sono 72 le ore a rischio e tu ti distruggi il corpo a rischio, solo se non vuoi un figlio, no? Quindi è la donna sa come funziona il proprio corpo, le donne devono tornare al corpo. Questo, e faccio corsi anche solo per le donne, perché noi dobbiamo conoscerci, e non quando vado a fare un'ecografia dice al medico come sto? Perché vede lui, vede l'ecografia. Come sta il bambino? Lo senti tu. Il corpo lo sai, tu sai quando sei fertile, lo sai. Però è chiaro che è un processo di educazione. Le mestruazioni sono un segnale della vita emotiva della donna. Un'oscillazione della durata, c'è una durata che è molto legata alla luna, perché la luna ha un rosso influsso sulla donna. Quando oscilla la durata, varia la durata, mi dà un'informazione sulla vita emotiva, cosa sta succedendo nel mondo interiore. La consistenza del sangue mi dà un'informazione sulla salute, ma devo avere contatto con questo sangue. Il periodo fertile non è solo di 72 ore. Ma 72 ore. Sono 72 ore. Quello in cui la probabilità che la donna rimane incinta è superiore al 5%. Perché è una distribuzione di probabilità. Ma poi scende molto rapidamente, nel giro di altre pochissime ore. Una donna è in grado, dobbiamo ricordare la saggezza del corpo. Sì, però sa se è in contatto con sì. Il suo corpo. Non fidarti se uno bravi, certo. Dove sta? No. Scusa, nei rapporti tra due persone dello stesso sesso che l'energia si sprigiona? Ma guarda, noi l'abbiamo detto anche oggi al seminario, noi non abbiamo esperienza in questo, perché noi abbiamo avuto esperienza solo maschio e femmina. Siamo però consapevoli che nel momento in cui ci sono uomo-uomo, donna-donna, anche i circuiti energetici attivati sono diversi. A noi manca l'esperienza per poter portare avanti e insegnare questo. No? Sì, ci hanno detto diverse cose anche su questo argomento. Ma non l'abbiamo sperimentato, e non è previsto, come vedo io, no. No, ci sono vari tipi di omosessualità. Sono alcuni guidati solo dalla mente, dal nostro... Per esempio, non so, due donne si sentono vicine magari, un po' perché sentono la stessa energia, che hanno una cosa che conoscono già. Quindi talvolta è facile, le donne si avvicinano per questo momento. Facile soprattutto nel momento in cui hanno una, chiamiamola, paura di affrontare qualcuno di diverso, con un corpo maschile, che è un'altra energia. Che, da cui sono attirate, ma che rischia di stravolgere l'esistenza se hanno un certo tipo di paura. Quindi c'è una forma di omosessualità legata, quindi a un aspetto emotivo, a delle paure, così. E ci sono delle omosessualità vere. Io oggi non abbiamo fatto discorso, comunque ci sono tanti tipi di anime diverse. No? E queste anime, questi gruppi di anime diverse, hanno certe strade da compiere. Hanno certe istruzioni iniziali che dovrebbero poi seguire. Ecco, sappiate che fra tutte le anime ci sono due gruppi che hanno proprio la caratteristica, quando scendono nei corpi, di essere omosessuali, cioè di non affrontare l'energia diversa. Questi sono i veri omosessuali. Quelli che dicevo prima, guidati solo da un'idea della testa o di una paura di affrontare il diverso, quelli sono i finti omosessuali. Nel senso non di anima. Cioè che ci può essere un'anima maschile, però che si sia incarnato in un corpo femminile. Cioè, ci sono anche quei problemi. Sì, dicevamo anche, oggi abbiamo anche fatto l'esempio di questo film molto bello, che è Danish Girl. Sì. Questo è un caso proprio per chi l'ha visto, per chi non l'ha visto, non dirò di più perché non è un film. È il caso proprio di un'anima che sbaglia a incarnarsi. Ed è drammatico, come viene descritto il film, è fatto benissimo. Sbaglia e sceglie un corpo maschile, quando invece è... La scelta doveva essere quella femminile. Quindi ci sono anche questi casi che, come hai visto, forse, perché mi dici sì, nel film vengono trattati come schizofrenia, come altre malattie della psiche, quando invece deve essere integrata la storia dell'anima per comprendere cosa sta succedendo realmente. Ma secondo voi un rapporto sessuale-omosessuale si può raggiungere la completezza, diciamo, spirituale? O ci vuole un corpo maschile o femminile? No, si può raggiungere anche gli ultimi due tipi di
di unione si possono raggiungere. Però è un'unione riservata a quelle due tipologie di anime. Se lo fa invece una persona in cui l'omosessualità è alimentata, diciamo, dalla paura, è molto difficile che riescano ad arrivare a livello di unione. Anche perché la paura è qualcosa che non ci unisce a noi stessi, per una cosa. Per cui non riusciamo ad avere quella completezza che poi ci facilita l'interesse della sia quella che completa. Grazie.